Allora, buonasera a tutte, buonasera a tutti e benvenute e benvenuti al corso del quinto ciclo del PF24, percorso di formazione per insegnanti dell'Università di Roma Tor Vergata, in particolare al corso di psicologia generale. Io sono Mattia Della Rocca, sarò il vostro docente per queste 6 settimane, e poi insomma spero, come è successo già in passato con le colleghe e i colleghi del PF24, anche di rimanere in contatto con voi nel momento in cui vi ritroverete a vivere le prime o magari le ulteriori esperienze di insegnamento, magari anche, chi lo sa, insomma, continuare a darci una mano sotto il punto di vista di questa che è una vera e propria missione. Io non lo nascondo. Se siete qui è perché avete pensato, avete accarezzato l'idea di diventare insegnanti. E non è un compito semplice, non è un lavoro bellissimo, è un lavoro che ogni tanto ha, come dire, i tratti quasi di una vocazione per certi aspetti, perché ci sono certe mattine prima di entrare in classe o quando si esce dalla classe che uno dice: mamma, chi me l'ha fatto fare, no? E niente, diciamo, la prima cosa con cui vorrei iniziare questa lezione introduttiva è la seguente, cioè intanto vi vorrei dire grazie. Perché se siete venuti a fare il corso di psicologia nel PF24 qua, invece che in un'università privata telematica sponsorizzata da un noto calciatore con storie di violenze sessuali, evidentemente è perché non volevate comprare i crediti che vi servivano per l'insegnamento, ma volevate studiare. E se avete scelto questo corso, evidentemente avete voluto anche studiare una disciplina che è una disciplina molto particolare, cioè la disciplina della psicologia, lo studio scientifico della mente e dei fenomeni mentali. Una breve precisazione su di me, perché insomma, come dire, io vi ho chiesto e chiedo ancora a chi non l'ha fatto, a chi non l'avesse fatto, di completare quel questionario che vi ho mandato, perché a me aiuta veramente molto conoscervi. È giusto che voi conosciate anche me. Vi dicevo, mi chiamo Mattia Della Rocca, sono nato nell'84, ho 37 anni. Questo fa di me a tutti gli effetti un millennial e un sopravvissuto al ventennio più pazzo della storia recente. Avevo 17 anni nel 2001 e mi sono fatto in fila Scudetto della Roma, Genova G8, Scudetto a Roma, Genova G8, Torri Gemelle, guerra in Afghanistan. Nonostante tutto mi sono diplomato, insomma lo considero un grande successo. Dopodiché sono passati 20 anni, ci ritroviamo oggi in una situazione anche abbastanza particolare che ci tende un po' a tutti dopo 2 anni di Covid. Ora questa situazione di questa folle guerra russa ai danni dell'Ucraina. All'interno di tutto questo cerco di portare avanti il mio lavoro. Io faccio ricerca qui nella facoltà di scienze, in particolare nel Dipartimento di Biologia, ma insegno essenzialmente la maggior parte dei corsi a lettere, oltre a questo PF24 per l'intero Ateneo, e insegno un corso di didattica speciale, cioè la didattica per persone con disabilità, difficoltà e svantaggi nella facoltà di medicina. Oltre a questo, diciamo, i miei due grandi committenti sono una scuola di specializzazione in psicoterapia che si chiama Biopsiché, una psicoterapia dinamica, e il Council on International Educational Exchange, che è una ONG americana che racchiude circa 250 università statunitensi, alcune molto prestigiose, altre i famosi community college, come li chiamano, quindi diciamo nel sistema educativo americano quelli per persone meno abbienti, che non possono pagare 50.000 dollari diretta annua. Ecco, noi organizziamo i loro periodi di study abroad, cioè di studio all'estero, io là insegno discipline psicologiche. E la mia ricerca nasce negli anni del mio dottorato. Io non sono uno psicologo, io sono un filosofo di formazione, filosofo e storico della scienza, e spero che questo ai colleghi di lettere e filosofia faccia un po' piacere, perché insomma, come dire, entrerò in dei dettagli tecnici, questo in particolare nella lezione che faremo giovedì sul sistema nervoso. Mi perdoneranno invece le colleghe e i colleghi biologi per eventuali, come dire, generalizzazioni e semplificazioni della loro disciplina. Io all'inizio mi occupavo di filosofia e storia delle neuroscienze. Sono allievo di Carmela Morabito, che insegna qui psicologia e storia della psicologia. I miei primi incarichi didattici sono stati in questa materia, nella psicologia, e ultimamente ho anche allargato, diciamo, gli orizzonti didattici con una materia che insegno per il corso di laurea di editoria, che si chiama Psicologia degli ambienti digitali. Qualcuno dei colleghi e delle colleghe che sono qui presenti oggi ce l'ho già avuto in classe lì, dove
come dice il titolo, insegniamo la psicologia del digitale, proviamo a fare ricerca insieme. Questa è un po' la questo è il quadro su di me e questa è anche però un po' la cifra del modo in cui io cerco di impostare i miei corsi. Un po' perché l'ho appreso io insegnando agli americani, che hanno un metodo di studio molto differente, un po' perché oggettivamente, come dire, credo che sia anche il Covid ci ha insegnato, ci ha spiegato, ribadito la necessità di adeguare un po' i metodi didattici che abbiamo, soprattutto per una disciplina come questa, che io amo molto, ma che è una disciplina grande, è una disciplina molto grande. In realtà, per rispondere alla domanda che ci faceva prima la collega da casa, sì, il libro è uno solo, è un manuale, nel senso dico un manuale perché non c'è un manuale che io preferisco rispetto a un altro. Vi consiglio due possibili manuali. Entrambi si chiamano Psicologia Generale, uno è scritto, è curato da Feldman, F-E-L-D-M-A-N, e se non sbaglio è pubblicato per Zanichelli, scusate, per McGraw, no, Zanichelli, ho detto male. L'altro invece si chiama ugualmente Psicologia Generale, ma è curato da Myers, M-Y-E-R-S, e quello anche pubblicato da Zanichelli. Il manuale, lo dico subito a scanso di equivoci, deve essere studiato nella sua integrità, perché è l'unico testo che avete, non ci sono testi di approfondimento. Ma in ogni caso vi invito già da subito a considerare e a immaginare queste lezioni che facciamo, oltre che come momenti di discussione e crescita tra noi, anche e soprattutto come una guida per muoversi attraverso le conoscenze che fanno oggi, che costituiscono oggi il corpus della psicologia scientifica. Ovviamente questo corso non è un corso di psicologia generale insegnato come una traduzione in classe di un manuale. Io sono ben consapevole del fatto che ciascuno di voi ha un background specifico e un obiettivo comune, e io cercherò di rispettare il più possibile entrambi questi aspetti. Dal punto di vista dell'obiettivo comune, sappiate già da subito che alcune parti del programma, in particolare quelle che riguardano l'apprendimento, ma anche quello che riguardano alcuni aspetti del sistema nervoso, pensate per esempio, studieremo un po' la neurobiologia della lettura e della scrittura, per avvicinarci ai grandi temi che chiamiamo disturbi specifici dell'apprendimento, no? I DSA, la dislessia, la disortografia, la discalculia. Vorrei cercare di rispettare il più possibile il vostro background e i vostri interessi che mi interessano, scusate il gioco di parole, al di là della retorica, no? Del professore che dice ho molto interesse per quello che fate, no, realmente interesse per quello che fate, e mi piacerebbe che anche i temi affrontati a lezione possano nascere da un dialogo tra di noi. Per cui la prima regola che vi do a questa classe, che è la regola che do a ciascuna delle mie classi, è: non esitate mai dal fare domande, dall'interrompermi se ho preso una tangente, e per l'appunto lo dicevo, sono filosofo di formazione, quindi automaticamente ogni tanto parte anche a me una lunga digressione mentale mia interna, ma voi potete tossire con forza e io lo capirò. Cercate di propormi temi di approfondimento, non preoccupatevi se vi sembra che non ci sia il tempo, che non ci sia fuori luogo, in un modo o nell'altro quello che avete intenzione di studiare e di comprendere lo possiamo affrontare, in modo che il tempo si trovano sempre. E per fare questo, diciamo, io faccio, questa non è una regola, però è una possibilità. Io tendenzialmente dentro ai miei corsi mi faccio dare del tu, a meno che non vogliate, insomma, non abbiate un motivo molto forte per darmi del lei, in quel caso ovviamente anch'io vi darò del lei per una questione di cortesia, però tendenzialmente, come dire, l'unico paese in cui ci si dà del lei e ci si chiama professori, dottori, architetti, ingegneri, onorevole, eccellenza senatore, come cantava Rino Gaetano, è questo qui, perché poi il resto del mondo ci si dà tutti quanti del tu con molta serenità e si vive abbastanza meglio in accademia. E l'unica altra cosa è il confronto in quest'aula è completamente libero. Vi chiedo ovviamente soltanto, per una questione di rispetto di tutte e di tutte le persone e gli individui che partecipano a questa lezione, di astenervi da
qualsiasi tipo di posizione che possa richiamare degli atteggiamenti cosiddetti d'odio, perché ecco, quelli io non li posso tollerare invece nei confronti di persone col colore della pelle diverso da quello caucasico, né nei confronti delle donne, né nei confronti di persone appartenenti alla comunità LGBT. Perché ancora credo che l'università sia un luogo profondamente di inclusione e perché penso che il compito che ha un insegnante sia quello di favorire l'emancipazione delle persone e l'educazione attraverso un percorso di inclusione. Quindi queste, diciamo che sono questa è l'introduzione al corso. Per quanto riguarda il suo obiettivo, abbiamo attraversato en passant la questione del libro di testo. Adesso c'è la questione della modalità d'esame, che immagino vi prema non poco. Il PF24 è una classe, un corso notoriamente affollato di persone, nel senso che sono in molti a voler provare questo esame, in particolare l'esame di psicologia generale e di antropologia culturale sono sempre quelli più pieni, chi non necessariamente sempre in presenza, come anche il caso di questa classe di quest'anno, ma online invece sì, e poi ci sono tutti quelli che non frequentano. Questo fa sì che io debba necessariamente utilizzare la modalità dell'esame scritto, perché altrimenti finiremmo, come dire, dopo settimane. Ci sono anche state 200 persone che hanno fatto l'esame in una sessione. Qui, insomma, vi rendete conto da voi che anche per facilitare un po' le procedure di esame di profitto bisogna fare così. Ovviamente però io sono contrario fortemente agli esami a crocetta, come potete immaginare, perché non sono un esame, cioè sono una presa in giro che tra l'altro, come dire, determina il vostro voto in una maniera del tutto casuale, se uno va a vedere bene poi quali sono le modalità di apprendimento e di verifica di apprendimento anche dal punto di vista psicologico. Quindi ecco, io non vorrei sconfessare me stesso facendo il contrario di quello che insegno, però da un lato sono anche costretto a non poter fare l'esame che a me sembra la forma migliore, cioè l'esame orale. Quindi l'esame per questo corso consiste in un esame scritto sotto forma di 5 o 6 domande a risposta aperta sui macrotemi del corso che voi potete preparare, ve lo dico con molta tranquillità, agevolmente studiando il manuale, appoggiandovi alle registrazioni delle lezioni che troverete, come vi dicevo, sempre su YouTube, sul mio canale al termine delle lezioni e sul canale di Teams all'interno dei file, volta per volta io caricherò anche le slide del corso, d'accordo? Quindi i materiali dovrebbero essere più che sufficienti, insomma, per garantirvi uno studio agevole. Come dicevo prima, i colleghi che frequentano questo corso, quindi quelli che entro la fine di questa settimana mi invieranno una risposta al questionario di modo che io abbia il loro nome e il loro cognome, faranno parte della lista delle persone frequentanti. Queste persone, se lo vogliono, non è un obbligo, non è un'imposizione da parte mia, se lo vogliono possono accedere a un esonero, diciamo, che di fatto è l'esame uguale a tutti gli altri, ma fatto la settimana successiva all'ultima lezione, quindi come dire, freschi di studio, ma con una settimana di possibile ripasso. Tra l'altro, spesso e volentieri abbiamo organizzato anche una lezione di ripasso alla fine di questo corso, no? O completamente fuori busta, anche a ridosso dell'esame di abilitazione, del concorso di abilitazione, è capitato insomma che lo si facesse con piacere online, perché comunque veramente ci tengo, insomma, io credo che se c'è qualcosa di buono in questo mondo è riuscire a formare degli insegnanti che siano buoni insegnanti, perché se uno pensa a quante problematiche uno ha avuto nella vita, quanta gente conosciamo che ha vissuto male il rapporto con l'educazione, con la cultura e con la conoscenza solo perché aveva un professore o un maestro che non l'ha saputo capire o che non l'ha voluto capire o che non aveva gli strumenti per capire. Ecco, io cercherò di sforzarmi per darvi tutti gli strumenti che conosco, anche per metterli in discussione, perché mettetemi anche in dubbio, insomma, come dire, non ho l'infallibilità papale, per cui posso sbagliare, anzi, come dire, l'obiettivo vero qua sarebbe imparare da voi tanto quanto voi imparate da me. Credo di aver detto tutto. Ah no, c'è soltanto una cosa che vi devo dire. Oggi la situazione tecnica è un po'
è un po', come dire, scoordinata perché tra 5.000 cavi che ho portato mi manca il cavo che mi serve per attaccare le slide. Quindi chiedevo ai colleghi che sono in presenza, alle colleghe che sono in presenza, se possono unirsi alla conversazione di Teams online, microfono e telecamera spenta, di maniera da poter seguire le slide che ora io manderò sul meeting di Teams. E un'altra cosa è che io normalmente c'ho quello che a Pisa chiamano lo spalletico, nel senso cioè che mi devo muovere da una parte all'altra mentre parlo in classe, quindi oggi rimango fermo e quindi posso vedere le persone che, insomma, che scrivono domande sulla chat di Teams o su quella di YouTube. Tra l'altro, ciao Paolo, sono contento, è un altro anno, ho cominciato e tu ristai qua a vedere lezioni di psicologia, ci vogliamo proprio bene, oramai ci siamo affezionati. Però normalmente quello che vi chiedo io è chi frequenta da casa, scriva le sue domande, le sue osservazioni sulla chat, non si offenda se non rispondo subito, perché io davanti ho diverse schermate, cerco di farmi la regia in automatico delle lezioni che mando, rispondo quando facciamo la pausa, le raccolgo così le riporto anche ai colleghi che sono in presenza e poi andiamo avanti la discussione. Ok? Allora, io direi che la prima cosa, finito questo, la domanda che vi faccio è: avete voi delle domande? Devo dire qualcosa? Prego, il tuo nome? Alessandro, può Alessandro. aggiungermi al team così? Certo, Alessandro. No, ho fatto la iscrizione. Ti preoccupare. Allora. Però non ti vedo, Alessandro. Ti Ti aggiungo a posso dare mano? l'email? Aspetta, ti aggiungo a mano ad member. Alessandro? Alessandro Virgilio. Allora. Alessandro Sabino Virgilio. Bon, Eccolo qua. Allora. Dammi conferma, Alessandro, che sia partita, dovrebbe. Ok. Allora. No, Federico, non, scusate, vi rispondo intanto già qua alcune cose. No, non c'è bisogno di mettere, insomma, come dire, la registrazione su Teams, perché tanto sta registrato su YouTube. Allora, ragazzi, altre domande? No, ci sono? Mi ridici il tuo nome? Rebecca. Rebecca. Sì, dove guardi? Io mi sono appena iscritta, il questionario non mi era arrivato, se mi può anche a me Sì, rigirare sì, sì, quello. sì. Vi rigiro tutto durante la pausa, noi che siamo qui, vi rimando tutto quanto, poi rimando anche tutto in chat, d'accordo? Piccolo questionario per sapere chi siete e per fare l'elenco dei frequentanti, per non fare i fogliacci e fogliettini. Insomma, per quanto cerco, non ci riesco sempre, però per quanto cerco di salvare l'Amazzonia. Sono Chiara. Chiara. Dico, per frequentante si intende sia in presenza che online, Sì, quindi. sì, sì. Tanto da Teams io comunque esporto sempre chi ha frequentato e chi meno, quindi non vi chiederò la presenza, però insomma, ripeto, piano piano cercherò di conoscere chi viene e poi scaricherò i nomi da Teams, ok? Allora, sì, prego. A proposito, io purtroppo il giovedì dovrò arrivare un'ora dopo per questioni lavorative. Per la presenza, come funziona? Viene presa alla Non fine? ti preoccupare, non ti preoccupare, Ok. non è un problema. Sì, viene presa alla fine comunque sia. Sì, Ok, perfetto, grazie. ok. Va bene, ragazzi, prego, Solo una domanda, dimmi il tuo nome? Edoardo, Edoardo. sempre su quest'ultimo argomento. Sì. Mancando una lezione e recuperando la Oh, registrazione, ragazzi, mica conta la sono. presenza? Dai, no, non vi No. preoccupate, cioè, nel senso, non vi preoccupate, no, A non che è punto comunque una dici questione che di fiscalità. No, non è una questione di fiscalità. La frequenza non è obbligatoria, cioè, poi io capisco, c'è il lavoro, cioè, chi può e chi non può, insomma, come dire, c'è una certa tolleranza, non vi preoccupate. Figurati, altre domande? A posto. Allora, ragazzi, di che parliamo noi oggi? Cioè, qual è l'obiettivo nostro per la giornata di oggi? Dobbiamo cercare di dare una definizione introduttiva, che però si riferisca e si rivolga direttamente a quello che viene chiamato il rationale, il razionale, cioè le motivazioni. Qualcuno direbbe l'epistemologia, la filosofia che c'è dietro questa disciplina che è la psicologia. Probabilmente faccio subito la prima domanda di autointerruzione.
Che cos'è l'epistemologia? Questa è una parola che utilizzerò molto spesso. L'epistemologia è una branca delle discipline filosofiche che si occupa di studiare lo statuto di scientificità della conoscenza. Sapete che gli antichi greci operavano una distinzione tra due tipi di conoscenza, la doxa, cioè l'opinione, e l'episteme, che era la conoscenza quella fondata. Chiaramente gli antichi greci non avevano un sistema scientifico per come noi lo conosciamo, ma in ogni caso questa distinzione rimaneva valida, no? Se io posso dire che una cosa mi piace o non mi piace, questa è necessariamente doxa. Però sostenere invece, per esempio, che tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo e quindi Socrate è mortale, non è doxa, è episteme, cioè una conoscenza che posso in qualche modo verificare, che può essere considerata più o meno vera. Quando noi parliamo della psicologia, dobbiamo fare un ragionamento anche di questo tipo, perché, ve lo anticipo già da ora, la psicologia è una disciplina molto particolare. Quando intendo molto particolare, intendo molto particolare. Innanzitutto perché è una scienza. Quindi, come dire, si vuole parte della famiglia delle scienze naturali. Quindi vuole stare a tavola insieme alla fisica, alla chimica, alla biologia. Eppure non è una scienza completamente naturale, perché è una scienza che parla dell'uomo e l'essere umano non è soltanto natura e cultura. Quindi vive uno statuto particolare per il suo oggetto di studio, ma in realtà, se vogliamo andare proprio a fare le pulci a questa cosa, lo statuto particolare della psicologia è frutto di una maggiore complessità. Perché c'è anche il problema di, non soltanto dell'oggetto di studio, ma anche del soggetto di studio. Quando io studio, non lo so, i canti omerici, io studio un oggetto culturale che è fuori da me, fatto da un uomo in un determinato contesto storico, da più esseri umani, non lo sappiamo, insomma, in realtà non lo so, Omero c'è in questo grande velo di mistero. Quando studio i passaggi di stato della materia in fisica o in chimica, io sto studiando un fenomeno che, se ci sono fisiche e fisici quantisti in sala, non odiatemi in questo momento, però tendenzialmente gli oggetti studiati dalla fisica sono sempre fuori da me, ok? Nella psicologia la mente studia se stessa. Quindi c'è, oltre alla problematicità dell'oggetto di studio, c'è anche una problematicità intrinseca del come lo si studia. È l'unica scienza in cui il soggetto studia se stesso. E questo vedremo porterà tutta una serie di problemi, ha portato a tutta una serie di problemi anche da un punto di vista storico. Per realizzare questo nostro obiettivo, no? Cioè cercare di capire che cosa dobbiamo fare se vogliamo studiare la psicologia, se vogliamo cercare di capire cos'è la psicologia, io personalmente ho un metodo che vi svelerò fra poco, che è un metodo per l'appunto storico-epistemologico, cioè cercheremo di appoggiarci un po' sull'evoluzione storica della disciplina per capire. Non tanto come abbiamo fatto ad arrivare fino ad oggi, no? Perché sennò questo sarebbe un po' come il vecchio mito del progresso. Una volta c'erano degli antichi, poi qualcuno ha capito un briciolo di verità, poi è arrivato un altro che ha capito un altro briciolo di verità, fino a che non abbiamo fatto la pagnotta di verità. Non funziona proprio così. Questo è un mito molto ideologico, il mito del progresso. In realtà la storia non è un progresso, la storia è piuttosto una serie di lotte tra idee, tra posizioni, tra interessi, perché quello che interessa agli studiosi del Seicento in Inghilterra non è quello che interessa agli studiosi del Settecento in Francia. Quello che studia, facciamo un esempio, come dire, più o meno noto a tutti, quello che studia Sigmund Freud non è psicologia, no? Siamo tutti d'accordo. Eppure non è quello che studiano coloro che, per esempio, studiano la percezione visiva, che pure è psicologia. Come è psicologia lo studio, per esempio, delle influenze sociali, che in questo momento il mio comportamento sta subendo per il fatto che voi mi state guardando, d'accordo? Come è psicologia lo studio dell'espressione delle emozioni sul vostro volto, che io in questo momento posso vedere solo a metà per le mascherine? Come è psicologia l'effetto sul mio tono dell'umore, il fatto di non poter vedere completamente i vostri volti e quindi non avere un feedback completo? Tutto questo è psicologia. La linguistica di Chomsky è psicologia.
Che è sta psicologia? Uno se, beh, la domanda se la può fare, no? Pure abbastanza lecita. Allora, cerchiamo di andare a vedere questo. Cerchiamo di andare a vedere che risposta ci possiamo dare, che risposta ci diamo ufficialmente quando ci chiediamo: ma che cos'è la psicologia? Allora, secondo l'American Psychological Association, cioè l'associazione di categoria che riunisce per l'appunto gli studiosi della psicologia negli Stati Uniti d'America, ma come sapete nel nostro mondo, diciamo post Seconda Guerra Mondiale, gli americani sono semplicemente, come dire, i più organizzati e anche i più danarosi all'interno della comunità scientifica occidentale, quindi quello che viene elaborato all'interno degli Stati Uniti d'America, mutatis mutandis, con alcune differenze, può essere generalizzabile a tutto quanto il mondo della scienza occidentale. Secondo l'APA, la psicologia è lo studio scientifico della mente e del comportamento. Già su questo ci si potrebbe riflettere un pochino, no? Come mai mente e comportamento sono due cose diverse all'interno di questa definizione? Perché non si dice soltanto la mente o perché non si dice soltanto il comportamento? No, la mente e il comportamento. Su questo poi vedremo. Ci sono dei motivi storici forti, ma quando parleremo di comportamento avrò modo e cura di spiegarvelo tutto quanto nel dettaglio. Se ci avviciniamo ancora un po' di più a questa definizione e vediamo quali sono gli obiettivi, quali sono gli scopi di questo studio scientifico della mente e del comportamento, gli obiettivi sono quattro. E sono degli obiettivi che probabilmente alle scienziate, agli scienziati in sala e da casa risuoneranno un po' qualcosa che hanno già sentito, perché questi obiettivi sono la descrizione, la spiegazione, la predizione e il controllo dei fenomeni mentali e cognitivi e comportamentali. Allora, cerchiamo di fare un attimo la disamina. Tutta la scienza parte da che cosa? Innanzitutto, un qualsiasi approccio scientifico parte da un tentativo di descrizione della natura, no? Cioè cercare di descrivere un fenomeno. E senza limitarsi a descriverlo e basta, perché questo lo facevano già pure nel Medioevo, la descrizione scientifica tenta di spiegare che cosa sta succedendo, ok? Cioè tenta di creare dei modelli esplicativi che vengono collocati all'interno di costruzioni teoriche più ampie, che chiamiamo per l'appunto teorie, cerca di impiantare, di elaborare dei modelli che possano spiegare un certo tipo di fenomeno, cioè dirmi che cos'è che sto vedendo. Facciamo un esempio, no? Sempre nel campo della psicologia. Io a un certo punto vado da Edoardo e gli dico: Edoardo, tu oggi con questa storia del frame di Teams ci hai salvato, sei l'eroe di questa classe. E Edoardo arrossisce. Io posso descrivere questo comportamento, e questo è un fenomeno fisiologico, ma è anche un fenomeno mentale, no? Cioè, non sto a spiegare perché, lo spiegherò più avanti, perché è un fenomeno fisiologico e anche un fenomeno mentale, ma piano piano ci arriviamo. Comunque è abbastanza chiaro, no? Che se arrossisce qualcosa nella sua mente è successo. Questo io posso descriverlo, ma posso anche cercare di dare un modello esplicativo. Cioè posso dire che cosa è successo che ha condotto dalle mie parole Edoardo ad arrossire. Ok? Inoltre, però, la psicologia si pone, come tutte le scienze occidentali, e anche questo lo vedremo fra un po', c'ha una ragione storica ben precisa, l'obiettivo di predire i fenomeni naturali sulla base dei modelli, in questo caso i fenomeni mentali, sulla base del modello esplicativo che si è dato prima. Quindi i modelli che noi tiriamo fuori non servono soltanto a descrivere, a spiegare il fenomeno che ho già visto, ma anche a dire, a parità di condizioni, succederà questa stessa identica cosa, e in ultima istanza questa capacità di predizione è mirata al controllo di questi fenomeni. Su questo, diciamo, nella seconda parte della lezione ci tornerò un po' più nel dettaglio e cercherò di farvi capire da dove esce fuori questa idea di controllare i fenomeni naturali. Nasce all'interno di un'ideologia ben precisa, che è quella del 600 europeo. Insomma, piano piano, mo ci arriviamo.
Descrizione, spiegazione, predizione e controllo. Ma di che? L'EBA dice, già cambia definizione, già allunga un pochino, già allarga un po' il discorso. Dice, non è più mente e comportamento, sono i fenomeni mentali, che ancora rimane un po' un termine, come dire, poco, ancora un po' vago e vacuo. I fenomeni cognitivi. E questa già è una cosa un po' più precisa, perché i fenomeni cognitivi sono tutto quello che ha a che fare con la cognizione, cioè con quello che noi normalmente chiamiamo i prodotti della nostra attività di ragionamento, e ha a che fare, per esempio, con processi come l'attenzione, il ragionamento, l'intelligenza, la memoria, il linguaggio, okay? La percezione. Sono fenomeni cognitivi. E poi questi fenomeni comportamentali che rimangono ancora fuori in qualche modo, vi ripeto, c'è una causa storica per questo, ma vi anticipo già un po' qual è il discorso, cioè in psicologia il comportamento a un certo momento è andato a indicare una cosa ben precisa, che era il comportamento manifesto, cioè quello che io potevo vedere negli altri. Per esempio, la differenza tra il cognitivo e il comportamentale, nell'esempio che ho fatto prima con Edoardo, è che quello che lui ha pensato dentro la testa rispetto alle mie parole è un fenomeno cognitivo, ma il suo arrossire che io posso vedere da fuori è un fenomeno comportamentale. Non vi preoccupate se adesso questa cosa ancora dite, ma perché c'è questa divisione? Vedrete che è una divisione storica, c'ha un'importanza storica, ma ci arriviamo con calma, insomma, ci arriviamo anche durante il corso. Voi per adesso, come dire, prendetevi un po' per buono, tutto vi sarà più chiaro. Come vi dicevo prima, però, la problematica della psicologia, nello specifico, la psicologia è una disciplina molto ampia, molto grande, che contiene al suo interno e fa tenere al suo interno delle aree di specializzazione che sono differentissime tra loro. Facciamo proprio degli esempi basilari. La materia che insegno io, che è un po' lo 101 della psicologia, cioè l'introduzione, è un po' la fotografia, no? La psicologia generale è quello che dice, ok, se stiamo dentro a questi confini è psicologia, se no è qualcuno che strava, se no è l'oroscopo, ok? Spesso le due cose si confondono, ve l'assicuro. Per colpa di cattive psicologhe e cattivi psicologi, nel senso c'è anche questo. Però, a fianco alla psicologia generale, che fa Psi01 come settore, c'è Psi02, che è la neurobiologia, cioè quindi lo studio del sistema nervoso. Poi c'è lo Psi03, che è la psicometria, che è le tecniche che noi utilizziamo per misurare la mente, quindi test, batterie, scale, quozienti. Poi c'è Psi04, che è la psicologia dello sviluppo, perché non possiamo dire che un bambino ha la stessa mente di un adolescente o di un adulto, a volte adolescenti e adulti si confondono, però quello è un altro discorso, come una persona completamente adulta, come una persona che vive la sua terza età, no? Che è la senilità. Poi c'è la psicologia 5, la psicologia sociale. Che un po' di sociale noi la facciamo perché è importante dentro un corso per insegnanti conoscere un po' la psicologia sociale. Che è lo studio di come l'individuo, la mente dell'individuo, viene influenzata dal gruppo sociale che ha intorno. Poi c'è psicologia 06 e 07, c'è psicologia clinica, perché la psicologia è anche un metodo di cura, la psicoterapia, no? O la psicoanalisi. E poi c'è la psicologia dinamica, che è quella parte della psicologia che giustamente fa Freud, che è quella che dice, scusate, mi sono sbagliato, clinica e dinamica sono 07, 08, 06 e dei gruppi, però vabbè, insomma, cambia poco. La psicologia dinamica, cioè quella psicologia di chi sostiene che la mente funziona attraverso delle istanze dinamiche interne al soggetto, che sono queste istanze dinamiche, per farla breve con un esempio che capiamo tutti, io esse superio di Freud, no? Il conscio e l'inconscio, ok? Tutto insieme. E, per non farci manca niente, perché sennò sarebbe troppo semplice, ci sono tutte le discipline che chiamiamo cognate o allied, cioè le discipline alleate e cognate della psicologia. Le neuroscienze, soprattutto, la neurologia come disciplina medica, la psichiatria e la neuropsichiatria come discipline mediche, perché noi spesso abbiamo scoperto alcuni funzionamenti del normale. Sempre tra virgolette, io non userò mai il termine normale senza delle virgolette, se non ve le appunto con le mani le sto dicendo uguale, ok? Noi abbiamo conosciuto molto del normale a partire dallo studio dell'anormale, cioè del patologico,
no? E quindi quelle sono delle discipline che sono entrate molto a che fare con la psicologia. Vedremo, per esempio, che la teoria neuropsicologica di riferimento oggi nel XXI secolo l'ha fatta un filosofo, non l'ha fatta neanche uno psicologo o un neurologo. C'è la filosofia, tanta filosofia. E su questo fra un po' ci ritorno. Ci sono l'informatica, le scienze cognitive, la logica formale, perché come pensate che abbiamo elaborato i nostri primi modelli? No? Di come funzionava il cervello e la mente. L'abbiamo fatta in analogia con i computer, spesso con le macchine. Ci sono le scienze sociali, c'è l'antropologia, c'è la storia. Ecco, questo bel casino, tutto quanto insieme, è quello che noi chiamiamo psicologia. E capite da soli che l'unico modo per uscirne fuori, o meglio, per attraversarlo tutto e uscirne indenni, è cercare di capire un attimo di tenere insieme un discorso che necessariamente deve essere tenuto integrato, perché è un discorso unico, è unitario, no? Ma dobbiamo cercare di farlo seguendo una serie di fili rossi che ci aiutino a capire dove mettere le mani per non rimanere, come dire, overwhelmed, sopraffatti da tutto questo. C'è un motivo per cui dico fili rossi, perché è chiaro che non può essere uno solo, no? Ok? Allora, quali sono gli obiettivi di questo corso? Cioè, gli obiettivi di questo corso per voi? Allora, innanzitutto mi interessa che voi conosciate i fondamenti della disciplina, nel senso i fondamenti della psicologia come scienza del XXI secolo. Riuscendo anche a capire quando la psicologia è o è stata scienza e quando invece non lo è stata, capendo e comprendendo quali sono le epistemologie, quali sono state le filosofie, i modelli dietro di essa. E su questo continuo, è la seconda volta che ve lo ripeto, ora vi spiegherò perché. Ora vi spiego perché. Un altro obiettivo è capire come fare a cogliere insieme tutti quanti questi differenti aspetti, perché ci sono alcune cose che vi torneranno utili, spero, nella vita di quello che vi dico, sulla base del fatto che magari, che ne so, faccio un esempio. Avrete nella vostra classe un ragazzo o una ragazza che fanno uso di sostanze psicoattive, di sostanze stupefacenti. Riconoscere quali sono i segni neurofisiologici dell'uso di sostanze stupefacenti vi può aiutare, per esempio, come dire, allertare i genitori. In altri contesti vi dovrete magari trovare a fare i conti con episodi di bullismo nella vostra classe, sarà più la psicologia delle relazioni, la psicologia sociale a darvi una mano. Come si fa a tenere tutto quanto insieme? Noi cercheremo di farlo cercando di ricordare che questo è un corso per docenti e quindi, come dire, gettandoci su quello, puntando la nostra attenzione verso quello. Un altro obiettivo importante è la capacità di comprendere quali sono i concetti e le parole chiave della psicologia. Non quelle più, come dire, anche quelle più note, no? Io prima citavo io, esse e super io, magari qualcuno di voi già lo sa di che si parla, magari qualcuno di voi lo sa e lo sa in maniera un po' più confusa. Quanta gente sa? Probabilmente gli scienziati e le scienziate sì, però quanta gente sa che cos'è un neurotrasmettitore? O che cos'è un potenziale d'azione? Grazie, anche da lettere si sa che cos'è un neurotrasmettitore. Questo è That's my boy. Però quanta gente, magari ancora continuando perché sono tante, no? Quanta gente sa la differenza che passa tra eustress e distress? Eppure nella letteratura scientifica eustress e distress sono i modi in cui si parla dello stress. Solo noi nel linguaggio comune diciamo sono molto stressato. In psicologia dire che sei stressato potrebbe anche essere una cosa estremamente positiva, non necessariamente negativa, perché l'accezione scientifica che noi diamo al termine è diversa da quella colloquiale. Quindi anche saper conoscere, padroneggiare, anche per leggere nuove cose del panorama scientifico è un obiettivo di questo corso. Inoltre c'è una capacità che io vorrei, intenderei sperare di ritrasmettervi, ammesso e non concesso che io sia un docente chiaro, che non sia solo uno dei tanti casinari che si parlano addosso, mi piacerebbe potervi trasmettere la capacità di rispiegarle le cose a qualcun altro, soprattutto ai più piccoli, alle più piccole, perché spesso e volentieri è vero che la conoscenza non basta di per sé a risolvere i problemi del mondo, altrimenti, come dire, avremmo messo la scuola dell'obbligo fino a 25 anni e non ci sarebbe più razzismo, sessismo e guerre mondiali, però non funziona proprio così. Però aiuta senza dubbio, conoscere e saper spiegare in una maniera che a volte semplifica, ma senza banalizzare, senza rendere volgari, concetti scientifici che sono anche importanti.
Vi ricordate sotto pandemia quanta gente si riempiva la bocca della parola resilienza e quanta gente ha sviluppato un terribile odio nei confronti di quella parola? Soprattutto il mio amico Andrea, il mio tatuatore, che ha detto: il prossimo che entra nello studio e mi dice mi tatuo resilienza, gli ho dato in fronte resilienza. Però la questione è: che vuol dire resilienza? Se noi avessimo saputo che cos'era davvero la resilienza, se gli docenti avessero saputo veramente che cosa c'è, qual è la scienza dietro la resilienza, avrebbero trattato questo termine in questa maniera molto, come dire, ideologica e propagandistica con cui è stato usato, tant'è vero che i bambini a un certo punto non ce la facevano più a sentire questa parola. Io addirittura avevo un bambino che seguivo, il mio vicino di casa, sta sullo spettro autistico. E a un certo punto lui me lo disse, al secondo lockdown, mi disse: Matti, è il terzo compito che faccio sulla resilienza, ma che cosa posso dire su questa resilienza? Gli ho scritto: dille che non ce l'hai più, così almeno hai risolto il problema. Però, capite, a parte le battute, è importante saper comunicare la scienza, perché la maggior parte dei problemi che noi abbiamo oggi all'interno delle società occidentali, per carità, sono problemi che qualcuno foraggia pagando, la disinformazione, però. Pensate a quello che è successo rispetto alla questione dei vaccini o rispetto alla questione dell'igiene pubblica in questa nostra società. Nella 90% dei casi si tratta di un errore di comunicazione di chi doveva comunicare, no? Di chi aveva un compito, che era quello di riportare le conoscenze su un livello accessibile a tutti, senza conoscenze specialistiche, e invece ha preferito farsi pagare 500 euro a gettone per andare in televisione a fare gli show. Oh, sono scelte lecite, sicuramente hanno una macchina meno distrutta della mia e anche una casa più bella, però capite che cosa voglio dire? Se tu insegni, hai un ruolo sociale, cioè tu stai facendo qualcosa per la tua società, è importante. Infine, nella speranza che questo vi possa interessare, un ultimo obiettivo è quello di poter intraprendere eventualmente studi successivi, non necessariamente all'interno di un'università o di un master, o di un dottorato per quanto mi riguarda, ma almeno poter leggere un testo scientifico per approfondire cose che quando io sarò solo un lontano ricordo dell'anno 2021-2022, magari vi può tornare utile per poter riprendere e approfondire conoscenze psicologiche che abbiamo affrontato insieme. Ok? Detto questo, voi chiederete a Mazza: già è passata un'ora, già c'ho voglia di andare via, perché la disciplina è immensa, è grandissima, è piena di roba. Hai fatto talmente tanti di quegli obiettivi che, come dire, ci vorrebbero 60 ore, non 30, per studiarle bene, per comprenderle bene. Ma poi c'è un'altra questione, che è la questione che io ho già tirato fuori 2 o 3 volte, e che ha a che fare con l'ultima peculiarità della psicologia che voi dovete tenere conto, perché è molto importante questa cosa, ragazzi, e ragazze. La psicologia è una scienza che parla dell'uomo, ok? E il fatto che parli dell'uomo implica una cosa fondamentale, cioè implica il fatto che dietro ogni psicologia c'è un'idea precisa dell'essere umano, ok? La psicologia, come tutte le scienze, non è relativa. Nel senso, è una scienza, sia chiaro, e la scienza ha i suoi metodi per verificare o falsificare le conoscenze, e nessuno ci deve mettere bocca. L'opinione non può nulla, la vox populi non può nulla contro il metodo scientifico, perché la scienza non è un'opinione, ma la scienza non è neutrale. E questo voglio che voi lo sappiate bene fin dall'inizio. Questo è vero per la fisica, è vero per la chimica, è vero per la biologia e per la medicina. Non si vede perché non dovrebbe essere il caso della psicologia, che è una scienza che parla dell'essere umano. Faccio un esempio molto, molto banale, di cui riparleremo più avanti. Tutti sapete cos'è il quoziente intellettivo. È un concetto famoso. No, è un concetto che sta sulla bocca di tutti, persino un noto social network, il più famoso e più odiato tra i social network, ogni giorno prova a venderti un piccolo test, un'app che ti ruberà nome, contatti e carta di credito per farti sapere quanto è il tuo quoziente intellettivo. Pochi sanno che il quoziente intellettivo è alla base di una serie di critiche feroci da parte di tutta la comunità psicologica dal momento della sua introduzione,
perché per circa 60 anni ha fatto sì che tutte le donne, tutte le persone non bianche di educazione medio-alta borghese fossero fondamentalmente apparissero come quelli che loro chiamavano dei ritardati. Perché? Perché erano fatte in una maniera completamente arbitraria, secondo cui il concetto di intelligenza altro non era che la capacità di saper fare di calcolo e usare il buon francese, il buon italiano, il buon inglese, che non è una caratteristica di intelligenza, è una delle caratteristiche dell'intelligenza, è una delle possibilità dell'intelligenza, ma chiaramente non esaurisce il discorso. Se però io decido che quella è l'intelligenza, perché io sono in charge, allora vedete che dietro una psicologia c'è un'idea di che cos'è l'uomo, di che cosa va bene e di che cosa va male. Francesco Totti, che è una persona che, insomma, come dire, qua in questa classe ve l'ho detto, non si fanno discriminazioni, ma è da pochi anni che non discriminiamo più i laziali, no? Però io ho un Coi grande. piedi Einstein, coi piedi Einstein. Bravo, esatto, no? Hai capito? Esattamente questo è il discorso. Nonostante sia grande capitano della più grande squadra di questa città, uno dei grandi calciatori della storia di questa città e del mondo, probabilmente, come dire, non passerebbe il test d'ingresso a una triennale senza il test d'ingresso, no? Quelli propedeutici. Ma l'intelligenza del suo corpo, o l'intelligenza di una persona che magari ha subito tutta la vita, capito, accanimenti da parte dei docenti perché è dislessico e che poi davanti a una tela diventa un artista o un artista meraviglioso. Non è sempre intelligenza, però abbiamo dovuto aspettare gli anni 70 del Novecento affinché qualcuno che veniva da un'esperienza di contestazione delle classi, della logica dominante dicesse: signori, le intelligenze sono multiple, non è una sola. Fino a prima l'intelligenza era la tua capacità che avevi di scrivere bene e di riconoscere il significato del termine idiosincrasia. Questa era una domanda che esisteva veramente nel test del quoziente, nella scala di intelligenza fino al 65 in Italia, no? Chiaramente, come dire, non so, conosco tante persone che sono molto intelligenti, non necessariamente conoscono l'utilizzo di questo termine o il significato di questo termine. Quindi capite, dietro la psicologia c'è sempre un'idea dell'essere umano. Quando io dico i soggetti apprendono attraverso dei condizionamenti, che è vero, ma quando lo si diceva per la prima volta, che cosa si pensava? Perché a un certo punto autori che parlano della relazione come punto centrale dello sviluppo psicologico vengono non accantonati, vengono proprio mandati in galera, perché invece si deve favorire l'idea di Pavlov, che a forza di condizionamenti classici si educano le persone. Perché quello che aveva detto che il mondo della crescita dell'intelligenza del bambino è fatto dalle relazioni era Vygotsky. Vygotsky era marxista, ma in Russia c'era Stalin e a Stalin preferiva molto di più invece il sistema del condizionamento classico. Quindi capite cosa voglio dire? Come si fa a uscirne fuori da questo? Come si fa a rimanere criticamente interni alla psicologia, dominando tutto questo che la mia maestra Carmela Morabito chiama il fiume carsico della psicologia? Perché nella psicologia ci cioè, sono dei temi che appaiono, poi sapete che sono i fiumi del Carso, no? Il Carso, la zona in Friuli, sono bellissimi, i fiumi del Carso appaiono, fanno 2 metri, poi scendono giù all'interno delle foibe, all'interno delle grandi cavità carsiche, magari riemergono dopo 5 km, è sempre lo stesso fiume. Ecco, in psicologia, dice Carmela, la storia è quella di, è la storia delle idee in psicologia, è una storia di fiumi carsici, cioè è una storia di un'idea che appare, poi sparisce, poi magari ricompare, modificata, si ingenera una dialettica con altre idee. E per fare questo, per cercare di uscirne fuori, noi dobbiamo rivolgerci per l'appunto alla storia della psicologia. Ma la storia della Scusa, non ho capito psicologia, una cosa. sì, mi dica, dimmi. Non ho capito il concetto dell'intelligenza come è legato alle varie teorie psicologiche. In che senso? Perdonami, Cioè, lei ha rifammi. spiegato che la scienza non è un'opinione, ma non è neanche neutrale. E poi ha parlato del concetto intellettivo e dell'intelligenza. Non ho capito come le due cose siano legate. Allora, io ti faccio un esempio proprio, come dire, abbastanza. Vabbè, no, rimaniamo su questo del linguaggio. Ne potrei fare un altro paio, ma rimaniamo su questo qua del linguaggio. Se io decido che un parametro per dichiararti intelligente, quindi per darti un parametro di tipo numerico, cioè il quoziente intellettivo, decido che il modo che tu hai per dimostrarmi che sei intelligente, quindi hai un numero che manifesta la tua capacità cognitiva, è quello di
sapere coniugare bene i verbi al passato remoto. Ok? Il verbo cuocere al passato remoto. Sai coniugare il verbo cuocere? Il verbo cuocere è uno dei verbi quelli con cui ci si bocciano le persone alle interrogazioni delle superiori, no? Perché il passato remoto è io cossi, tu cocesti, egli cosse. Ora, questa cosa qua, cioè la coniugazione del verbo cuocere al passato remoto, non è qualcosa che manifesta un'intelligenza, però manifesta il fatto che io ho fatto il liceo classico e quindi so come si, so, o meglio, sono stato esposto con molta più attenzione, perché altrimenti il professore di italiano e latino ci metteva due, alla capacità di coniugare un verbo. Ok? Se io, psicologo, decido che quando faccio una scala di intelligenza, come fece Robinet e Simon all'inizio del Novecento, e il parametro che io applico per dire che una persona può passare o meno quel test è la capacità di coniugare il verbo cuocere al passato remoto, io che cosa sto dicendo? Non sto dicendo la capacità, l'intelligenza di una persona è data da una capacità linguistica. Sto dicendo che l'intelligenza di una persona è data dalla sua possibilità di aver frequentato o meno un certo tipo di scuole. Questo fa sì che persone molto intelligenti, ma che non hanno mai studiato, per esempio, perché non ne hanno avuto la possibilità, al test del quoziente intellettivo prendono meno di 100, cioè quindi sembrano in ritardo rispetto alla loro età anagrafica, alla loro età mentale. Ok? Questo è il motivo, per esempio, per cui negli Stati Uniti d'America, fin dall'inizio dell'approvazione delle cosiddette scale dell'intelligenza, i cognitive scale, che oggi sono ancora utilizzate, ma in delle versioni che sono rimaneggiate proprio per evitare questo tipo di problemi, tutte le persone afroamericane e tutte le donne, cioè tutte le persone che venivano espunte dal sistema educativo, risultavano di avere un quoziente intellettivo di circa tra gli 80 e i 92. Quindi meno di 100, che è la norma. Hai capito in che senso sto dicendo? Dietro tu hai un'idea dell'uomo, che non è una questione scientifica, è un'idea che tu hai di che cosa significa essere intelligente o meno, che però può essere un'idea ideologica. Mi sono spiegato, Marianna? Eri tu, no? Sì. Ok. Allora, dicevo, per fare questo, ritorno un attimo alle slide, poi facciamo una piccola pausa prima di buttarci nella storia. Per fare questo dobbiamo utilizzare la storia, perché la storia non è soltanto magistra vitae, ma è anche, come dire, una disciplina proprio che riesce a farci vedere che cosa è vivo e cosa è morto delle domande che noi oggi ci facciamo, e soprattutto ci spiega come mai noi oggi ci facciamo proprio un certo tipo di domande. Per rispondere a quello che diceva Marianna, come mai nessuno di noi oggi sarebbe disposto ad accettare che l'intelligenza è una capacità di vocabolario, linguistica, e tutti quanti in un consesso di psicologi ci alzeremmo e ce ne andremmo sdegnati da questo, come nessuno di noi, per esempio, sarebbe disposto ad accettare una tesi che è una tipica tesi freudiana, quindi non di una persona, come dire, che è nata e vissuta 2000 anni fa, cioè, non sono neanche 100 anni che è morto Sigmund Freud, cioè il fatto che le donne non hanno degli orgasmi. Perché le donne hanno una sessualità basata solo ed esclusivamente sul piacere del maschio, che è una teoria psicologica, sta nei tre saggi della sessualità, ed è una cosa che non ha il minimo senso e che nessuno di noi sarebbe disposto ad accettare, no? La storia è l'unica cosa che ci può fare vedere quale tipo di dialettica ha generato le domande, gli obiettivi che oggi la psicologia contemporanea si pone. Ok? Il problema è che, qua c'è un altro problema, voi capite che la prima lezione si chiama pure la lezione dei problemi, perché quello si va a vedere. C'è un altro problema. Quando nasce la fisica? Nel 1600, con Galileo. Quando nasce la chimica? Nel 700, nasce pure prima, insomma, ci sono sempre dei precursori, però quando è il grande momento della chimica? L'inizio del 700 in Inghilterra. Quando è il grande momento della biologia? Inizio dell'Ottocento, prima metà dell'Ottocento con Darwin. Quando nasce la psicologia? Per ultima, cioè nel 1800, la data che ci siamo dati ufficiale, poi fra un po' la vediamo, la commentiamo, è 1879 a Lipsia col laboratorio di psicologia sperimentale di Wundt. Prima, ecco, Ebbinghaus, che era un grande psicologo e anche storico della disciplina, diceva una frase molto bella, lamenta all'inizio di un suo libro, che è nel 1908, dice: la psicologia ha un lungo passato, ma una breve storia. In che senso? Nel senso che la storia è cominciata alla fine dell'Ottocento. E comunque sia, in 100 anni, non so se avete visto questo grandissimo casino che siamo riusciti a fare, no? Tutto il contrario di tutto. Ma, almeno nella nostra tradizione, e
come dire, io la darò un po' per universale, ma ovviamente non lo è, perché poi esiste anche quello che sta fuori dall'Occidente, non è che esistiamo soltanto noi. È vero che la scienza, come dire, la scienza moderna è proprio un prodotto nostro, siamo così contenti storicamente di averlo tirato fuori noi, no? Di averlo saputo imporre come sistema di conoscenza. Però no, esiste anche la scienza orientale, esiste anche la scienza africana, esiste anche la scienza medio orientale, in parte quella abbiamo incorporata nel nostro, però beh, vedremo insomma. Tutto quello che viene prima di quell'anno, il 1879, è ugualmente rilevante per noi. Perché? Perché l'essere umano, una domanda sulla mente, ragazzi, se l'è fatta dall'inizio della storia. I primi esseri umani si sono cominciati a porre dei problemi su che cosa fosse la mente. Magari non la chiamavano in questo modo, vedremo che fino al V secolo a.C. neanche c'è sta un termine esattamente per dire mente. Però per esempio sappiamo che nel quarto millennio prima dell'era comune, cioè prima di Cristo, ci stanno addirittura dei trattati di neurologia che mettevano bene in correlazione i danni al cervello con dei danni nella parola, o nel senso di sé o nel movimento. E non possiamo fare finta che Platone, Aristotele, Ippocrate, Cartesio, il Medioevo, anche la cristianità, la prima cristianità, il mondo arabo, non abbiano detto qualcosa su questa mente. E vedremo che in realtà quello che hanno detto loro ancora continua a influenzare il nostro dibattito, in molti sensi, epistemologicamente, ma anche terminologicamente. Un altro esempio, e poi andiamo a chiudere. Vi ricordate quell'esempio che ho fatto prima, io, esse e superio? Da dove pensate che gli venga a Freud l'idea di dividere la mente in tre parti? Da Repubblica e Platone, paro paro. Grande avido lettore di Platone, Freud, l'idea, è vero che in tutta la cultura occidentale noi siamo ossessionati a questo numero 3, c'è un motivo per questo, se volete lo racconto, ma da dove prende l'idea della tripartizione della mente Platone, Freud? La prende l'idea della tripartizione dell'anima di Platone. L'idea, cioè faccio un esempio che c'entra, cioè c'entra relativamente poco con la psicologia, in realtà c'entra molto, ma qualcuno di voi è vegano? Vegetariano? Ok. Qualcuno di voi a casa, ragazzi, è vegano, vegetariano? Ah, no, tutte braciole. L'idea che gli animali non soffrano, no? L'idea, vabbè, ma gli animali non soffrono. Dove pensate che sia uscita fuori? Dalle lobby della carne americana nel secondo dopoguerra? È René Descartes, è Cartesio. Nel discorso sull'uomo, che a un certo punto per giustificare la sua teoria dell'anima e del corpo uniti ma distinti, deve dire necessariamente, per non incappare nel rogo dell'inquisizione, che gli animali non possono avere un'anima e non possono avere una mente, sono delle macchine, per cui quello non è dolore, è un riflesso automatico. E questa teoria che viene esposta nel 1650 è ancora oggi un caposaldo dell'idea che gli animali non soffrono come noi. Mi dà sbagliato ovviamente, eh? Però capite cosa voglio dire? Capite come uno riesce a portarsi appresso talmente tante di quelle cose che rimangono come grandi eredità filosofiche e epistemologiche all'interno della nostra storia? Allora ragazzi, se non ci sono domande né qui né a casa, io vedo se ci sono domande in chat ma mi sembra di no, io farei 5 minuti di pausa e riprenderei fra 5 minuti con la storia della psicologia. D'accordo? A fra poco ragazzi.
Allora, ragazzi, riprendiamo. Allora. Allora, grazie, beh, sono così contento. Intanto vedete tutta gente che ci ha seguito questi corsi. Sono corsi rifrequentati. Invece fare il bis di uno che parla per 30 ore di psicologia, cioè una grande prova d'affetto. Allora, ragazzi, se ci siete anche a casa, io riprenderei. E per l'appunto riprenderei con una carrellata che ci impegnerà, diciamo, per la prossima oretta scarsa, sulla storia della disciplina. Ora, ragazzi, una cosa importante da tenere a mente è che io in questo momento sto facendo violenza a me stesso, perché chiaramente la storia di questa disciplina, io sono storico della scienza e formazione, quindi vi ci terrei per 5 mesi a parlare nei minimi dettagli. Dovrò fare dei tagli, delle cesure arbitrarie, ovviamente, ma sulle cose più importanti dal punto di vista storico ritorneremo quando parleremo dei singoli argomenti, ok? Allora, da dove cominciamo questa nostra carrellata storica? Beh, la cominciamo proprio a partire dall'antichità, cioè proprio dall'antichità più remota da cui noi facciamo cominciare lo studio della storia anche nei licei. Come dire, devo saltare babilonesi, sumeri, assiri, perché in realtà non è vero che c'è rimasto pochino. Anche lì potrei aprire tutta una parentesi, perché in realtà c'è uno studioso molto che io amo molto, si chiama Julian James, James, che ha scritto un libro molto bello che si chiama La nascita della coscienza, il crollo della mente bicamerale, in cui lui addirittura va proprio a andare a fare una retrospettiva sulla psicologia babilonese, ma vi giuro che non lo faccio. Mi soffermo su quello che da casa e sulle slide sui vostri telefoni potete vedere. C'è questo papiro, che è un papiro che risale circa al 3500 prima dell'era comune, che si chiama papiro di Edwin Smith, dal ritrovatore del papiro. Il papiro di Edwin Smith è un trattato medico, è un trattato medico di una categoria particolare di medici, cioè i medici di guerra dell'Alto Egitto. La guerra, insomma, lo sappiamo oggi più che mai, no? In particolare chi ha vissuto questi ultimi 20 anni ha visto la guerra in varie parti del mondo accompagnare tutta quanta la sua vita, purtroppo, o anche se oggi se la ritrova dietro casa in maniera molto drammatica. La guerra non è mai bella, però se possibile nel passato era anche peggio, perché, come dire, un proiettile, una bomba portano sofferenze, ma c'è buona probabilità che tu muoia sul colpo. Quando fai la guerra con le lance, i giavellotti e le mazze, diciamo che la venuta a mancare è un po' più lenta e un po' più sofferente. E questo papiro raccoglie le osservazioni di diversi, quelli che noi oggi chiameremo, non lo so, chirurghi di guerra, che vedendo le ferite e i traumi subiti dai guerrieri delle battaglie condotte dai regni egiziani, appuntavano i casi e eventualmente davano una prima sommaria descrizione di quello che vedevano, dopodiché davano una prognosi. In particolare, in alcuni frammenti di questo papiro sono riportate delle osservazioni su delle persone che hanno avuto un trauma cranico e che hanno, nella maggior parte dei casi, dalla traduzione si evince questo, hanno addirittura il cranio aperto da una freccia, da un giavellotto, da una spada. E in particolare all'interno di uno di questi frammenti c'è la prima descrizione del cervello, che questo forse l'ho dato un po' per scontato, ma ve lo rianticipo adesso, è il discorso fondamentale che dobbiamo fare per capire la mente. Questo poi ve lo spiego bene la prossima lezione, ma non si può parlare di mente senza parlare anche di cervello. In particolare all'interno di questo papiro, a un certo punto, nella descrizione a cui mi sto riferendo, ci sta un ragionamento, una descrizione, dice: e se vedrai nella testa di un uomo delle vene, delle venature, come se fosse rame nella fase di ebollizione. Sapete che il rame è un
metallo, quando lo fondi fa tutte quelle bollicine che fa normalmente un liquido quando sta bollendo, e si vedono queste increspature, no? Queste in effetti possono suggerire molto, anche per la posizione che ci riporta il medico, le circonvoluzioni cerebrali. Un cervello, lo vedremo bene la prossima volta, un cervello assomiglia molto, no, a tutte queste pieghette, queste insenature all'interno della sua superficie. Dice, se vedrai questa immagine nella testa di una persona, vedrai anche che quella persona fatica, non riesce più a parlare, non riesce più a muoversi, e poi dalla prognosi che lascialo morire, perché tanto non c'era niente da fare. Poi tra l'altro, come dire, possiamo solo immaginare che cosa significasse, no? Questi medici che, spinti dalla curiosità, lo toccavano anche il cervello senza ovviamente la minima consapevolezza o la minima conoscenza dal punto di vista dell'igiene. Quindi, come dire, se non morivano per il trauma della guerra, morivano poi per la setticemia indotta dal tocchicchiare il loro cervello. Ecco, però questo è importante perché apre un discorso. È la prima volta nella storia dell'Occidente che qualcuno, una storia nota a noi, è la prima volta che qualcuno osserva, descrive e riporta su un pezzo di carta un'osservazione del cervello e fa un collegamento diretto con quelle che noi oggi chiameremo le capacità cognitive, sensoriali e motorie del soggetto, quindi parlare, muoversi, sentire, essere vigili e coscienti. E la questione rimane, come dire, tuttavia un po' avulsa da sviluppi, un po' aliena a ulteriori sviluppi, per diversi motivi. La cultura egiziana è una cultura molto ricca, ma non è una cultura che, insomma, fino all'età tolemaica, quindi post-alessandrina, non fa dei grandi passi in avanti dal punto di vista scientifico, come del resto non lo fa il resto del mondo civilizzato, cioè il mondo del Mediterraneo. Se voi pensate al modo in cui le persone nell'antica Grecia, per esempio, curavano le malattie del corpo e dell'anima, vi renderete conto facilmente che si tratta di una serie di sistemi magici basati sulla preghiera. Faccio un esempio per chi volesse approfondire, soprattutto per le nostre amiche e amici di lettere e filosofia con interessi storici, ma vale per tutti. C'è un libro molto bello di Eric Dodds, di ODDS, si chiama I Greci e l'Irrazionale, che vi spiega molto bene come in realtà questa civiltà, la civiltà greca, elogiata da noi a posteriori come la civiltà della ragione, il logos, in realtà, come dire, de logos ce n'aveva, sì, ma era una punta dell'iceberg, poi c'era il resto che invece era tutto molto irrazionale. Vi faccio un esempio che aiuta molto, perché ci porta proprio all'interno della disciplina psicologica. Sapete qual è l'origine della parola incubo, del fatto di avere un incubo? Che cosa vuol dire avere un incubo? Se io avevo una malattia di qualsiasi tipo, fisica o mentale, all'epoca non c'era la distinzione, no? Però se non stavo bene, che cosa facevo? Andavo dal guaritore di zona, che probabilmente era mio zio, e gli chiedevo, come dire, se c'aveva un rimedio, una preghierina da dire. Se non funzionava, allora partivo in un pellegrinaggio fino al più vicino tempio di Asclepio, che era il dio della medicina, dove la diagnosi, la prognosi e il trattamento si risolvevano in questa cosa. C'era un sacerdote che ti prendeva, ti faceva spogliare, ti dava una ciotola di cosa da mangiare e ti portava dentro a una piccola stanza con un cubicolo, un letto di marmo, ti diceva dormi qua e aspetta di incubare la terapia. In che senso? Dormi, probabilmente, come dire, anche mangiando delle erbe tossiche, aspetta di vedere nel sogno un dio, una dea che ti dice che cosa hai e come devi guarire, e quella fase del sogno, l'incubo per l'appunto, era l'incubazione della guarigione. Questo poi è importante, perché poi ci riporterà più avanti al discorso sul sogno, ma insomma per adesso lo accantoniamo. Però per farvi capire, con Asclepio, con Esculapio, cioè con la medicina mitica e magica dell'antica Grecia, in realtà stiamo ancora al livello un bacetto e passa tutto, una preghierina e passa tutto, ok? Le cose cambiano quando a un certo punto appare, nel V secolo prima dell'era comune, una figura molto particolare che, per chi può vedere le slide, è il signore sulla sinistra, che è un signore che noi non sappiamo neanche se sia esistito realmente,
probabilmente ci sono state più di una persona che, a cui abbiamo attribuito questo nome, che è Ippocrate di Cos, Ippocrate di Coo, il padre della medicina. Ora vi ripeto, noi non sappiamo esattamente se sia esistito mai un Ippocrate, però sappiamo che molti autori a un certo punto si firmano Ippocrate di Cos e danno vita a una serie di testi che noi chiamiamo il Corpus Ippocraticum, che è la serie di tutti gli scritti che rimangono, come dire, a opera di questo presunto Ippocrate. Alcuni testi sono molto noti, no? Il famoso giuramento di Ippocrate, il primo aforisma degli aforismi di Ippocrate, Ars longa, vita brevis, poi continua, insomma, elencando tutte le problematiche del mestiere di medico. C'è un fantastico testo che rimane brillante per la sua attualità, che si chiama Sulle acque, le arie e i luoghi, in cui Ippocrate per la prima volta ci dice che c'è una correlazione diretta tra l'ambiente in cui viviamo e la dieta che facciamo e il nostro stato di salute. Il sistema ippocratico fondamentalmente si basa sui quattro fluidi, secondo lui c'hanno quattro umori e il bilanciamento tra questi quattro umori determinava salute o malattia. E poi c'è un testo molto particolare che ha un nome particolare, si chiama De Morbo Sacro, sulla malattia sacra. Ora, una cosa che ci insegnano presto a fare, quando studiamo psicologia, quando studiamo storia della scienza, è non fare mai le diagnosi in retrospettiva. Quindi io vi dirò che questo libro probabilmente parla dell'epilessia, cioè tutto ci fa pensare che stia parlando di epilessia. Però beh, non è tanto quello l'importante. Lui comincia questa digressione, questo Ippocrate, pseudo-Ippocrate, ve la cito un po' a memoria, dice, insomma, in merito alla malattia che le persone chiamano sacra, io mi chiedo esattamente cosa c'è di sacro. Se pensate che questa malattia, che vi ripeto, sembra essere l'epilessia, no? Una malattia neurologica molto particolare che si basa su una scarica incontrollata di elettricità nel cervello che dà vita a due forme di sintomo, cioè una chiamata il grande male, cioè la sindrome mioclonica, quella in cui si cade per terra scuotendosi in maniera disordinata, mordendosi la lingua perché c'è una scarica elettrica efferente su tutto quanto il corpo, oppure c'è un altro sintomo che si chiama il piccolo male o le crisi d'assenza, cioè le persone svengono. Ippocrate dice: in merito a questa malattia che voi chiamate sacra, io non capisco esattamente cosa ci sarebbe di sacro. E dice: ma perché la malaria, con le sue febbri che si ripetono ciclicamente ogni 3 o 4 giorni, sapete, no? La malaria può essere terzana o quartana a seconda del ciclo del plasmodio della malaria, che dà vita a queste febbri che arrivano puntualmente ogni 3 o ogni 4 giorni. Dice, beh, che c'è di meno misterioso in questa malattia qua? Dice, oppure quando pensate, che ne so, ai disturbi dell'intestino, dei polmoni o del cuore, che c'è di meno misterioso? Perché una è sacra e l'altra no? E Ippocrate dice: la verità è che voi la chiamate sacra perché non avete idea di che cosa state parlando e quindi pensate che sia qualcosa di magico. Ma io vi dico, e qua, come dire, qua adesso c'è un paragrafo che cambia tutte le regole del gioco. Dice: ma io in verità vi dico che quella malattia che voi chiamate sacra altro non è che una malattia del cervello, che è unico organo che è coordinatore e messaggero dei sensi e della mente, e che quando ridiamo, stiamo male o soffriamo, pensiamo, sogniamo, diventiamo pazzi, solo il cervello e la mente nel cervello è responsabile di tutto questo. Qualcuno potrà dire, vabbè, ma Ippocrate che ne sapeva? Niente, cioè nel senso fa una supposizione, ok? Ma una supposizione che in realtà ha il suo fondamento anche nell'empiria, no? Ippocrate, i vari Ippocrati, sicuramente sono stati degli abili osservatori, probabilmente si erano accorti che, per esempio, se io prendo una botta in testa dietro, nella parte occipitale, o se la prendo sul frontale, l'effetto non è propriamente lo stesso. Non è lo stesso. E l'idea che quando qualcosa succedeva nel cervello
poteva succedere anche alla mente, evidentemente da qualche osservazione la devono avere tratta. Questa idea si fa strada grazie a un altro autore, che è quello che subito, spostandoci a destra, ritroviamo nelle slide, in questo dipinto, che è un dipinto che conosciamo tutti quanti, che è chiamato La scuola di Atene, in cui ci sono questi due protagonisti importanti, che sono Platone, che è il signore pelato con la barba lunga che indica con un dito verso l'alto, e Aristotele, che invece indica con la mano aperta verso il basso. Lo vediamo, anche questo c'ha un motivo, c'ha un senso. Platone è un fan di Ippocrate, perché Ippocrate è colto, perché parlano la stessa lingua nello stesso tempo, condividono un episteme, condividono anche quella che viene chiamata con un termine tedesco Weltanschauung, cioè una visione del mondo in cui il logos può superare la superstizione e la magia. E Platone ha tutto l'interesse a dire sì, la mente esiste, tra l'altro in quegli anni proprio comincia a esserci un termine che appare in maniera sempre più costante e coerente, che è psiche, che vuol dire il soffio vitale in realtà, originariamente, ma che diventa piano piano un sinonimo per dire la mente. Platone, per tanti motivi, non vi sto a spiegare quali e non vi sto a spiegare perché, ha tutti gli interessi a credere che la mente si trovi all'interno del cervello. Vi dico quello più banale: il cervello è la parte che sta più in alto del corpo, e visto che Platone era abbastanza fissato con questa idea che le cose migliori stavano sempre più in alto degli altri, allora, come dire, a lui tornava, faceva comodo questo discorso qua, dice il cervello sta qui, è vicino a tutti i sensi, perché non dovrebbe essere lui la sede dell'anima, della psiche. Questa posizione, poi Platone ha anche una psicologia molto complessa, ma non ho il tempo di spiegarvelo, anche è molto interessante, poi per chi vuole, insomma, io vi rimando a un libro, che è il libro di Carmela Morabbi, l'introduzione alla storia della psicologia, cui questo è tratteggiato, come dire, più nel dettaglio, io veramente non ce la farei coi tempi. Platone apre una querelle, che è una querelle classica del mondo antico, e cioè la querelle dell'encefalocentrismo e del cardiocentrismo. Cioè, la domanda non era tanto che cos'è la mente, come funziona, la domanda era dove sta? Questa anche è un'ossessione nostra, no? Vedere le cose. Sapete, da dove viene la parola teoria? Viene dal verbo greco per dire vedere qualcosa. Cioè, io capisco una cosa quando la vedo, no? E sapere dove stava qualche cosa era già un segno del fatto che la comprendevi un po' di più. Aristotele, invece, che nel quadro della scuola di Atene, come vedete, non sta col dito in alto, ma sta con la mano in basso, aperta verso giù, lo è perché mentre Platone è un idealista e tende tutto verso un unico, invece Aristotele è il portavoce di quello che viene chiamato l'empirismo, cioè allarghiamo le mani, andiamo a toccare con mano quello che succede qua sotto, quello che succede nel mondo reale, osserviamo la natura e cerchiamo di capire che cosa succede. Aristotele, per tutta un'altra serie di motivi che non vi sto a spiegare, invece aveva tutto l'interesse del mondo a dire che l'anima stava dentro al cuore. A parte che lui c'aveva questo, come dire, ci teneva alle osservazioni scientifiche. Lui diceva: senti, qual è il primo organo che nasce e l'ultimo che muore? Il cuore, la prima cosa che batte e l'ultima che smette di battere quando muori. Poi il cuore è caldo, e se è caldo e genera calore, avrà all'interno un principio vitale. Poi lui si era anche vantato in alcuni dei suoi libri di avere osservato i cervelli e toccato i cervelli, e si era reso conto che il cervello era freddo. Quindi lui diceva: il cervello è solo un organo radiatore, non ha usato la parola radiatore, ovviamente che non esisteva, però diceva: l'unico obiettivo che ha il cervello è quello di raffreddare gli ardenti spiriti del cuore. Ovviamente Aristotele omette che l'unica osservazione che lui ha fatto di un cervello è su una tartaruga morta. Le tartarughe già sono animali a sangue freddo, se poi la prendi cadavere il cervello è freddo per forza, anche il mio è freddo dopo 4 ore di morte, ok? Quindi vabbè, al di là di questo, si apre questo tipo di querelle, si apre questo tipo di dibattito. Poi in realtà Aristotele dà anche molti altri contributi, il De Anima è considerato per l'appunto il primo testo di psicologia. Però la questione tra Aristotele e Platone rimane un po' così, fino a che, come dire, tra i vari supporter dei vari schieramenti, arriviamo finalmente nell'era comune, quindi dopo Cristo, in età imperiale, sotto Marco Aurelio nello specifico, quando incontriamo l'ultimo signore di questa slide, quello tutto sulla destra, che è Galeno di Pergamo.
nato nell'attuale Turchia, grande studioso di filosofia, di logica, ma soprattutto di medicina, medico personale dell'imperatore Marco Aurelio. Essere il medico personale dell'imperatore Marco Aurelio all'epoca significava essenzialmente due cose, cioè cercare di curarlo con degli intrugli, scrivere un sacco di libri e fare quello che doveva fare un medico di corte. La cosa più importante che doveva fare un medico di corte era gestire i vini della cantina imperiale, perché i vini, giustamente, nella teoria degli umori, se c'hai la febbre, che fai? Un litro di rosso, no? Non fa una piega. Tra l'altro, come dire, vino degli antichi romani faceva 30 gradi, quindi, come dire, se non ti passava, ti uccideva, c'era una delle due possibilità. Galeno si vuole, essendo medico imperiale, essendo medico di una Roma che ormai non è più, come dire, la Roma dei Cafoncelli che non sanno scrivere e fare dei conti, ma che sono bravi a fare la guerra alle strade e gli acquedotti, ormai quello è l'impero, c'è cioè Marco Aurelio, capito? Marco Aurelio è un imperatore filosofo. Ecco, Galeno dice... fermi tutti, ci penso io, e scrive un libro molto bello che si chiama De Placitis Hippocrates et Platonis, cioè sul il lascito, l'eredità di Ippocrate e Platone, in cui dice, guardate ragazzi, Aristotele aveva tantissime qualità, ma su questa cosa di dove stava l'anima si era sbagliato, è il cervello, come diceva Ippocrate e Platone, a essere la sede dell'anima, ok? E vi dirò di più, sistematizzo e armonizzo i sistemi di Ippocrate e Platone dicendovi che è vero che esistono tre anime, e è una sta nel fegato, che è l'anima vegetale. Sapete che il fegato fin da subito nella storia dell'antichità viene immediatamente riconosciuto come l'organo che dà la vita, no? In inglese si chiama liver, apposta, perché il fegato è oggettivamente un organo essenziale. Lui diceva, quando io mangio il cibo, bevo l'acqua, espiro l'aria, queste cose vanno nel fegato dove diventano spiriti vegetali, che sono comuni a tutti gli viventi, per quello che si chiamano vegetali, nel senso spiriti della vita. Questi spiriti vegetali vanno al cuore, dove diventano spiriti animali, e quelli ce l'abbiamo chi? Gli animali, che hanno il cuore, ma a un certo punto, passando per una struttura che lui dice, io ho osservato e che ho capito essere il gateway, il punto di passaggio degli spiriti animali per arrivare al cervello dove diventano spiriti razionali, c'è questa struttura dietro al coppino che si chiama rete mirabile, la chiama lui perché gli sembra una cosa così fatta bene, no? Vediamo, questa storia della rete mirabile è importante. Lui dice c'è proprio una rete, un reticello dove gli spiriti passano e diventano l'anima, diventano la psiche. Dove sta la psiche dentro al cervello? Voi siete familiari con un concetto che è il concetto di horror vacui. Avete mai sentito questo concetto horror vacui? È un concetto classico della cultura classica, in particolare greca, che è l'orrore del vuoto. Cioè la gente non capisce, è il motivo per cui non si lascia mai uno spazio vuoto all'interno di una parte che devo affrescare o decorare, è il motivo per cui se ho una superficie la riempio tutta quanta. Le cose vuote non stanno bene nella filosofia, nella Weltanschauung dell'antichità. Non hanno senso di esistere. Quando Galeno apre, perché Galeno apre effettivamente tanti cervelli, non lo dice di mucche, però è importante questa cosa qua, però apre dei cervelli, almeno sono mammiferi, ok? Vede una struttura che è una struttura che esiste in tutti i cervelli, anche il nostro, anche se lui non lo sa, lui va per generalizzazione, a cavità vuote che si chiamano ventricoli, dove normalmente gira il liquido cerebrospinale che serve a pulire, diciamo, un po' a fare il metabolismo del cervello, poi lo studiamo bene giovedì questo. Galeno vede queste aree vuote, so tre, mi sembra vero, no? Vedete quelle coincidenze, dice sono vuote, quindi ci doveva stare qualcosa, so tre, proprio come l'anima, lo diceva pure Platone, la psiche starà qui, dentro ai ventricoli, e nasce questo modello chiamato modello ventricolare, di cui poi ritorneremo a parlare anche fra un po'. Siamo nel IV secolo dell'era comune, e dite, vabbè, dai, tutto sommato, insomma, come dire, siamo quasi arrivati a, come dire, sono mille anni, però con gli strumenti dell'epoca, mille anni abbiamo fatto bei passi al gigante. Poi però si ferma tutto. Perché si ferma tutto? Perché in Occidente succede qualcosa di, non solo in Occidente, in tutto il mondo conosciuto, succede qualcosa di particolarmente grosso. Cioè, il cristianesimo si impone non solo come nuova Weltanschauung del mondo, ma anche come sistema di dominio del mondo, perché quello che l'eredità che perde l'impero romano con la caduta dell'impero romano d'Occidente va tutto in mano al Papa. Ora,
È una cosa che non piace molto sentirla dire ai cristiani, ma è anche giusto fare un po' di autocritica ogni tanto. I cristiani dell'inizio non erano delle persone tipo Papa Francesco, cioè non erano persone come dire porgiamo l'altra guancia, vogliamoci bene, lavoriamo per la pace. Assomigliavano terribilmente a quelli dell'ISIS. In che senso? Nel senso che loro erano convinti che avevano ragione, che Dio era arrivato in terra, aveva detto come stavano le cose e che quindi la questione era risolta. Vi cito un autore molto noto, Tertulliano, che a un certo punto scrive: ma che ci devo fare io con Platone e Aristotele? Quelli sono pagani. Scusa, che mi frega? A me è venuto Gesù Cristo a rivelarmi la verità. Mo ti pare che io devo andare da uno che è nato 500 anni prima, che ancora credeva a Zeus e Era? Bruciamo tutto. Qualcuno lo prese così tanto sul serio che a Alessandria disse: oh, c'è una biblioteca, bruciamo tutto. E lo fecero, no? Come sapete, la biblioteca di Alessandria non esiste più, perché a un certo punto un gruppo di persone, uccidendo anche una grandissima filosofa tra le varie, che si chiamava Ipazia, distrussero la biblioteca di Alessandria. E non è che la distrussero per sbaglio o per motivi politici, era un obiettivo religioso preciso. Che cosa ci devo fare adesso che io ho il Vangelo con tutta questa immondizia di voi pagani? Inoltre, se conoscete un minimo la dottrina cristiana, massimo rispetto per la dottrina cristiana di oggi e anche di ieri, per carità, sono macchiati di tanti crimini, ma chi non se l'è macchiato, insomma, come diremo, non è che ne facciamo un caso di loro e degli altri no. Se conoscete un minimo la dottrina cristiana sapete anche una cosa, se sapete che c'è un'idea di fondo che è assolutamente aliena alla cultura greco-romana. Vi ricordo, cultura greco-romana è una cultura che organizzava i pranzi sulla base del fatto di poter stare sdraiato davanti a una tavola e quando gli mangiavo troppo vomitavi e ricominciavi a mangiare. Quindi insomma non era propriamente una cultura della continenza, no? Invece i cristiani avevano un atteggiamento che è chiamato contentus mundi, cioè il disprezzo nei confronti del mondo. Perché? Perché il vero mondo è quello che viene dopo, non è quello che sta qua. Questa è uno schifo, è una monnezza, no? Sembra un po' padre Frediani e De Boris, però effettivamente è così. Cioè, che ci fai qua? Questo non aiutava molto gli sviluppi della scienza medica, ve ne rendete conto da voi, perché appena arrivava uno da un medico che diceva guarda, credo di averci la polmonite, tutti facevano, ma sei contento? Ma beato a te che fra due giorni te ne vai, no? Che questo non aiutava in nessun modo lo sviluppo della scienza medica. Tant'è vero che comincia a affermarsi un'idea che è ipse dixit, nel senso quello che hanno detto Ippocrate e Galeno ce lo teniamo, perché comunque sia la gente vuole guarire dalle malattie e se arriva là con la nausea e noi gli diciamo ma non sei contento che fra poco muori, ci menano pure e moriamo in due, quindi evitiamo questo problema, però sia mai che noi ci azzardiamo a fare dello studio della ricerca scientifica in ambito medico. Anche perché questo significherebbe toccare i corpi, e a noi i corpi ci fanno schifo, contemptus mundi, cioè ci fa proprio disprezzo per il mondo materiale. Questo fa sì che essenzialmente per circa 1000 anni nessuno, e quando intendo nessuno, dico proprio nessuno, mette in discussione la teoria di Galeno. E se voi vedete l'immagine che sta passando adesso nella slide, che cosa vedete? Questo è Alberto Magno, cioè un grandissimo filosofo scolastico cristiano, vissuto nel XIII secolo, che in queste sue opere, cosa fa? Ripropone la teoria ventricolare di Galeno, cioè dice che cosa è la mente? La mente sono tre funzioni, sempre tre, poi i cristiani avevano ancora un motivo in più per essere contenti che fossero tre: la percezione, il ragionamento, la memoria, no? D'altra parte funzionava pure, la percezione sta davanti, dove stanno gli occhi. Il ragionamento sta in mezzo, la memoria sta dietro, perché una volta che le hai processate le cose le butti in memoria. Funzionava? No, però che potevi fare? In ogni caso, noi anche oggi quando apriamo un cervello non è che abbiamo moltissime speranze di uscirne fuori con qualche dato di più, insomma vedrete dopo, la ricerca in psicologia e in neuroscienze non è facilissima da fare. Però questo discorso va avanti per circa 1000 anni, interrotto soltanto da una breve parentesi, ma una parentesi significativa, che è il mondo arabo, perché gli arabi, a differenza dei cristiani, non avevano questo tipo di problema. Né gli arabi né gli ebrei in realtà ce l'avevano. Solo che noi non lo sapevamo. E quindi che successe? Successe che alla prima crociata tutti quanti partirono dicendo andiamo a bruciare gli infedeli che hanno occupato Gerusalemme, sti cafoni. Arrivarono dopo e tornarono tutti dicendo guarda, quelli fanno operazione di cataratta. Fa in che senso? Ti ricordi il zio che non vede più? Loro lo sanno operare. E come diciamo, ma come? Lo sanno operare.
E non solo, ci hanno pure scritto dei libri in cui ci sono delle tavole anatomiche che dicono che tutta questa storia dei buchi in testa non è vero niente. C'è un momento di imbarazzo in Occidente, ci pensano bene e dicono, vabbè, senti, tanto scambi commerciali li abbiamo avviati. Tutto sommato, come racconta pure De André, no? In Sinan Kaputan Pasha, a metà di quelli che sono stati là è diventato pure islamico, ci abbiamo pure qualcuno che ha riscoperto la lingua. Il fattore della lingua non era un fattore da niente, perché in Europa nessuno sapeva più leggere il greco. Sapevano tutti leggere il latino, ma il greco no. Gli arabi sì. Capito? Allora, senti, facciamo così. Facciamo che questi li cominciamo a studiare pure noi. E tutti dicono, ma questi sono arabi, come facciamo? Cambiamogli nome. E quindi Ibn Sina diventa Avicenna, Al-Farah diventa Averroè, tutto a posto, padri della medicina, grandi filosofi occidentali. C'è moltissima gente che non sa che Avicenna era siriano, capito? Però abbiamo risolto il problema, avevamo incorporato questo libro fantastico di Avicenna che si chiamava il Canun, cioè il canone della medicina, e avevamo capito per esempio che la pressione del sangue non era una cosa legata al fatto che Dio ci metteva una mano in testa e ci puniva, come la cataratta non era una maledizione degli angeli ma era una malattia del cristallino. Però, pure là, ipse dixit, avevamo solo aggiunto altri due alla lista dell'ipse dixit. Poi succede una cosa che è fondamentale e che per una di quelle coincidenze della storia avviene nello stesso anno su due versanti completamente diversi tra due autori che non si conoscono e che tra l'altro si disprezzano anche. Cioè, nel senso, non è che si disprezzano perché si conoscono, si disprezzano perché uno pensa che l'altro sia un faggiano, cioè comunque una persona che abbia delle vedute molto ristrette. Ma entrambi, nel 1543, una di quelle poche date che tutti gli storici della scienza ricordano, pubblicano due libri che sono fondamentali. E questi due libri sono i seguenti. Il primo è il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico, e l'altro è il De Humani Corporis Fabrica di Vesalio, entrambi pubblicati nel 1543. Ora io non penso di dover stare molto su Copernico, no? È l'uomo che a un certo punto, come dire, manda a quel paese la teoria di Tolomeo dicendo no, non è che il Sole gira intorno alla Terra, è la Terra che gira intorno al Sole, le osservazioni che io faccio sono assolutamente evidenti su questo versante. Poi sia chiaro, non è che Copernico fosse, come dire, l'illuminato. Copernico scrive un libro in cui espone per la prima volta queste teorie perché? Perché lui era a un certo punto, come dire, convinto che esisteva una specie di armonia universale delle forme platoniche, dei solidi platonici all'interno dello spazio. Cioè comunque è motivato da una questione religiosa, ma anche Newton, la forza della gravità, la tira fuori all'interno di un suo delirio teorico massonico in cui c'è Dio che deve aver fatto una legge che vale per tutto e questa legge deve avere a che fare con le anime, con i corpi, con Dio stesso. Però non fa niente. La scienza è bella perché pure se tu ci arrivi a delle conclusioni, come dire, che non necessariamente ideologicamente sono corrette o scientifiche, comunque sia, se l'osservazione è valida, è verificabile e falsificabile, è scienza comunque. Invece nel 1543 pure Vesalio pubblica questo libro. Su Vesalio ci soffermiamo un po' di più. Vesalio è olandese, si chiama André van Wezel, e latinizzato in Vesalio, studia nelle migliori università del mondo, che all'epoca ovviamente non erano Harvard, Stanford e l'MIT, ma erano Padova, Pisa e basta. Ma basta proprio, sì, Parigi ogni tanto, ma lui non ci passa neanche, cioè ci passa, ci sta poco. E Vesalio come medico è aristotelico, cioè lui è uno che fa il tipico esame medico aristotelico, che poi tra l'altro era brutto, proprio l'esame medico del Medioevo è molto brutto, è un esame in cui la prima cosa che si fa è l'oroscopo, non è uno scherzo, nel senso tu stai male, mandi un messaggero a me, porta l'oroscopo, io confronto il tuo oroscopo di nascita con l'oroscopo del giorno e faccio una diagnosi. Se dopo una settimana sbocchi ancora sangue, allora vengo a casa tua, non ti tocco perché mi fai schifo, perché contemptus mundi, ti guardo in faccia, la facies è importantissima, capisco dalla facies che cosa c'hai, dopodiché non si capisce bene come mai, salto quantico, l'esame che viene dopo è bere la tua urina, cioè si passa da non ti tocco a bevo la tua urina, che però è comodissimo per sapere se c'è il diabete, è uno dei pochissimi strumenti validi per sapere se c'è il diabete senza fare un'analisi, se la pipisa di zucchero c'è il diabete. Certo, però solo quella malattia, non è che effetto altro. Dopodiché
se mi convinco che tu hai qualcosa, c'è una soluzione pratica, oltre a quella di lasciarti morire, chiamare il barbiere, che è proprio il barbiere, che però i barbieri del Medioevo c'avevano, erano tipo, non so, una corporazione molto potente, perché sapevano fare tre cose, erano addetti a fare tre cose. La prima era tagliare capelli e barba, e quello, come si sa, no? A parte il Covid, non li mette mai in ginocchio nessuno, i parrucchieri. Erano i dentisti, quindi, come dire, no? Ecco, giustamente. E poi erano gli addetti, il braccio armato della medicina, che essenzialmente si traduceva in una cosa, cioè loro andavano in giro con un sacchetto di sanguisughe, e se il medico diceva guarda questo secondo me sta male, però la pipì non è dolce, attacca delle sanguisughe, vediamo che succede cambiandogli un po' il sangue. Di solito era la cosa che ti portava nella fossa, però c'era questa convinzione molto forte. D'altra parte, ve lo dico adesso ma ve lo ripeterò dopo parlando di correlazione, sapete da dove viene la parola influenza? Sapete perché diciamo avere l'influenza? Perché è l'influenza cieli. D'altra parte, quando è che tu c'è l'influenza? D'inverno. L'inverno domina Saturno, sarà Saturno che ti fa venire la febbre, no? Fa la piega. Questa è la medicina medievale. E Aristotele e Vesalio come medico questo fa. Ma come chirurgo no. Perché è uno di quelli che non ce la fa a sopportare il fatto che il corpo umano venga conosciuto durante la formazione in medicina in una maniera che è ridicola. Cioè, la formazione di un medico durante il Medioevo è un medico, è un professore che ex cattedra, motivo per cui usiamo ancora questa espressione, leggeva un libro, di solito era o il De Partibus Animalium o il De Usu Partium o De Galeno d'Aristotele, e spiegava, poi c'è il polmone, sotto al polmone c'è una cosa che si chiama diaframma, lo leggeva e basta. Solo una volta all'anno, non il professore ovviamente, non il dottore, ma il barbiere, era autorizzato a fare una cosa, cioè si spostava la cattedrina, si andava in una stanza specifica dell'università di Bologna, unica università cristiana in cui si poteva fare sto gioco, il dottore, il professore leggeva il libro e il chirurgo, il barbiere, apriva un cadavere e mentre quello diceva, e poi c'è la milza, prendeva la milza e la faceva vedere a tutti. Cruento, no? Ma soprattutto inutile. Vesalio non ci sta. Anche perché, scusate, c'è una cosa che non vi ho detto. Sapete qual è l'unico giorno in cui si può fare questa cosa nel mondo cristiano? A Carnevale. E c'è un motivo. Perché a Carnevale è il giorno in cui si rovesciano, no? Le regole. Vesalio non ci sta. Dice no, guarda, me la rischio, la galera, il rogo, va bene. Che faccio? Mi compro dei cadaveri. Apro i cadaveri e scrive un libro che esce nel 1543 con delle descrizioni, illustrazioni meravigliose, bellissime, hanno fatto la storia della medicina. E a un certo punto, quando parla del cervello, dice una cosa che sul momento passa sotto traccia, ma che è la fine di tutto. Dice, guardate che io i cadaveri umani l'ho aperti e mai ho visto una struttura che è simile a quella che Galeno chiamava la rete mirabile. Perché la rete mirabile esiste. È una retina, è un tessuto che regge il cervelletto di chi? Dei mammiferi ruminanti. Noi esseri umani non ci abbiamo retina, sta un piede, che ci facciamo? Ci abbiamo bisogno che il cervelletto, di tenere il cervelletto. Sembra un'osservazione da niente. È un'osservazione che manda a carte 48 tutta quanta la teoria di Galeno, che diceva che la rete mirabile trasformava gli spiriti in mente. Ok? In realtà questa è anche la storia di cosa? La storia della rivoluzione scientifica, che si concretizza quando? Si concretizza nel 600 a opera di Galileo Galilei. Io consiglio sempre a tutti e a tutti, leggete Vita di Galilei di Bertolt Brecht, un'opera che va assolutamente letta, ma che per la nostra storia ha più a che fare con un altro personaggio di quel periodo lì. Però dobbiamo andare in Francia, cioè in realtà tra l'Olanda e la Francia, perché sto parlando di Renato Cartesio, di Descartes. Cartesio, è facile ricordare la pubblicazione dei libri di Cartesio, perché a parte un trattatello sulla musica e sull'ottica, tutte le opere di Cartesio sono pubblicate nel 1650, cioè quando muore.
Perché Cartesio era ossessionato dal fatto che lui non voleva fare il tribunale di, non voleva essere sottoposto al tribunale dell'Inquisizione come Galileo, perché lui diceva: no, a me mi ammazzano. Dice Galileo, alla fine si è fatto proteggere, è pure italiano, invece a me mi ammazzeranno sicuramente. Nelle opere di Cartesio emergono tantissime cose che sono fondamentali per noi. Una ce la siamo detti prima, no? Sugli animali, sulla mente. Poi esiste questa idea, che probabilmente molti di voi già conoscono, che è l'idea del dualismo cartesiano. Cioè il mondo, secondo Cartesio, è fatto da due sostanze diverse. La res extensa, cioè quella che posso toccare, che è una materialità, il corpo, il mondo fisico, e la res cogitans, che invece è la mente, è l'anima. Lui dice: noi, sulla base di quello che ci ha insegnato Galileo, possiamo studiare attraverso gli strumenti della fisica tutta la res extensa. Ma la mente no, perché la mente è l'anima e compartecipa della sostanza di Dio. E quindi quella è una cosa che possono studiare solo i filosofi e solo i teologi. Questa è una grande batosta. Perché? Perché da un lato fa sì che di psicologia scientifica non se ne possa neanche parlare, è una bestemmia. Dall'altro lato però è molto importante, perché invece c'è carta bianca, il via libera sullo studio del corpo. Possiamo studiarlo come ci pare il corpo, tanto res extensa, no? È una macchina come le altre. Tutto si spiega con forme, particelle in movimento, come diceva proprio Galilei. Questo è molto importante, nasce una corrente di medicina che si chiama lo iatromeccanicismo, basato su Cartesio. C'è Willis, grandi anatomisti che continuano finalmente, senza più pesi morali o ideologici o religiosi, l'opera di Vesalio. E anche gli psicologi e anche i filosofi si danno da fare, però, per studiare un po' la mente. Che sapete, Cartesio, lo vedremo, questa sua idea di separare la mente dal corpo, noi oggi in filosofia della mente lo chiamiamo ancora il mind-body problem, il problema mente-corpo, perché è un problema che non ha mai, non si è mai risolto all'interno della questione occidentale, no? Se io vi dicessi la mente e il corpo sono la stessa cosa, non tutti di voi risponderebbero di sì, ha ragione, però se vi dicessi dove sta allora la mente, anche la maggior parte di voi in questo caso non sarebbe proprio disposta ad accettare che esiste l'anima, ok? Quindi vedete che la questione è complessa, perché Cartesio pone un problema. Cartesio poi non si accorge del problema e ci mette una pezza con la ghiandola pineale. Bravo. Cartesio mette una pezza, come il tuo nome, ripetimelo? Francesco. Come diceva Francesco, Cartesio ci mette una pezza con la ghiandola pineale, che è l'epifisi, una piccola ghiandolina che sta nel nostro cervello, che in realtà serve a fare tutt'altro, serve a fare la melatonina quando dormiamo, però lui vede che è una sola e dice: oh, l'essere umano ha due mani, due emisferi, due braccia, due gambe, però c'è una ghiandola sola, quella è unica, vuoi che non sia quella la sede? Quindi si inventa tutto questo sistema particolare della ghiandola pineale, che secondo lui funziona tipo un GPS, cioè si muove all'interno del cervello e manda gli spiriti di animali, insomma un discorso complesso. Ma tu considera che Stenone, un anatomista, nel discorso sul cervello, che esce 10 anni dopo circa la pubblicazione delle opere di Cartesio, te la riassumo brevemente, poi se vuoi c'ho il file, te lo mando in francese e in italiano. Dice: Cartesio era meglio se si stava zitto, perché ha fatto solo una brutta figura dicendo che ha capito qualcosa nel cervello, lui in cervello non l'ha neanche mai visto, io invece che faccio l'anatomista cervelli l'ho visto, e vi assicuro che quando apri un cervello la prima cosa che tu vedi e tu capisci è che non capisci niente, cosa per inciso che è vera sempre, eh? Il cervello è un organo difficilissimo da studiare, perché se voi lo vedete è una massa spugnosa tutta uguale, è difficile capire anche dove inizia un pezzo e dove finisce l'altro. Ok, quindi sì, ci ha messo proprio una toppa, solo che è una toppa che ha fatto molti danni, ok? Perché ancora noi oggi, per esempio, ci poniamo, come dire, oggi negli ultimi 20 anni stiamo superando questa idea che soggetto e oggetto siano diversi tra di loro, capito? Che soggetto e ambiente siano separati tra di loro. Non è vero che sono separati, un soggetto non esiste senza l'ambiente e viceversa. Ma l'idea di Cartesio che esiste il soggetto e che esiste l'oggetto rimane come dogma filosofico importante, che poi rimane in tantissime occasioni. Che... Sì? Grazie. Finiamo per le 8. Sì. Grazie mille. Dicevo, però anche i filosofi nel frattempo si danno da fare, eh? Per esempio gli empiristi inglesi, vi ricordate Locke, Hume, Berkeley dal liceo, no? Quelli che dicevano il mondo è tutto sensazione, ecco, per esempio loro dicono: beh, ma se esiste questa mente che è una tavoletta di cera candida su cui le esperienze vengono impresse mentre viviamo,
Allora studiamo come queste esperienze si legano tra di loro e formano le idee. Per esempio altri autori, i Mill, John Stuart Mill e il figlio, a un certo punto dicono: beh, ma non è che la mente, le idee sono come i processi chimici, come noi uniamo elementi più semplici per formare elementi più complessi, forse la stessa cosa succede nella mente. Nel 1700 in Francia si pensano cose analoghe. E poi, a un certo punto, succede qualche cosa di importante. Nel 1800, una serie di autori, in particolare autori di aria tedesca, cominciano a pensare che i grandi progressi che sono stati fatti dalla fisiologia, cioè dalla scienza medica, che misurava anche il modo in cui funzionava il cervello, per esempio von Helmholtz, Donders, tutti autori che teneteli solo come nomi così, poi ne parleremo. In particolare uno che si chiama Fechner, a un certo punto dice: ma non è che noi ci possiamo mettere a misurare come funziona la mente, con dei calcoli derivati, con delle formule, ma magari ci riusciamo. E a un certo punto qualcuno ci riesce, per l'appunto è Fechner, e non tanto lui quanto una persona che lo stima molto, un filosofo e primo psicologo scientifico della storia, Wilhelm Wundt, fonda nel 1879 il primo laboratorio di psicologia sperimentale nell'Università di Lipsia. Wundt è il signore che vedete a sinistra nella slide ed è padre di una corrente di pensiero che si chiama strutturalismo. Insieme al suo più grande allievo, che poi tradurrà le sue opere dal tedesco in inglese, che è Edward Titchener, Wundt e Titchener sono convinti di una cosa, cioè sono convinti che la mente è fatta da una serie di strutture data dall'associazione di elementi più piccoli. E questo significa che per capire la mente si può fare una cosa semplice, cioè si può mettersi là, per esempio, che ne so, questo telecomando. Io posso osservare questo telecomando molto a lungo e Edoardo comincia a dire: che colori vedi, Mattia? Io dico: vedo 10 sfumature di nero, 50 sfumature di grigio, che fa pure un po' sexy, bianco, verde, questa forma, questa luce, così. I libri di Wundt e Titchener sono una specie di elenco telefonico delle sensazioni. Però loro dicono: senti, questo è un modo per misurare che cosa? L'introspezione, cioè quello che io vivo all'interno della mia mente. Poi ci sono una serie di dubbi su questa cosa, eh? Per esempio ci sono dei dubbi, dicono: sì, ma chi è che la fa questa osservazione? E Wundt dice: i miei allievi che ho preparato a questo metodo. Quindi dice: quindi non è una psicologia generale, è la psicologia dei tuoi allievi, no? Che tra l'altro sono tutti maschi bianchi, borghesi, eterosessuali. Però vabbè, questo ci arriviamo. Anche altri si pongono un problema rispetto a questo. Per esempio, negli stessi anni, alla fine dell'Ottocento, in America, William James, forse chi viene da lettere conosce il fratello Henry James, uno dei padri della letteratura americana, The Turn of the Screw. William James è un filosofo, psicologo, scrive il primo manuale in inglese di psicologia, The Principles of Psychology, del 1884, due volumi meravigliosi, in cui dice: ma Titchener e Wundt non ci possono aver ragione, William James è il signore che vedete secondo nell'immagine, non ci possono aver ragione, come fanno a aver ragione? Sarebbe come dire che la coscienza io la posso spezzettare in tanti pezzettini e capirla, sarebbe come cercare di capire come funziona un fiume prendendo un secchio d'acqua dal fiume. L'idea non è sbagliata, tanto è vero che il concetto di stream of consciousness è un concetto jamesiano. Poi James, lo vedremo, è un grande, è un grandissimo genio, anche uno che sa leggere Darwin, perché nel frattempo c'è stato anche Darwin, eh? Nel frattempo c'è stato qualcuno che ha detto, e non è una cosa da poco, la mente degli esseri umani, la mente degli animali non sono differenti per qualità, sono differenti per grado. Quindi questo significa che se io studio l'intelligenza della scimmia, posso studiare anche quella dell'uomo, se studio l'intelligenza del cane, qualcosa in comune con l'uomo c'è. E James dice: Dio, è vero, forse è per questo che, come diceva Darwin, quando sorrido di gioia, sia io che una scimmia sorridiamo di gioia, e forse è per questo, visto che la nostra specie è una sola, che quando siamo sorpresi, sia io che Edoardo, Rebecca, Alessandra, tu Alessandro, facciamo tutti: ah! Perché facciamo questa faccia?
perché forse la nostra psicologia ha a che fare anche con la nostra corporeità. E questa è un'obiezione che arriva dall'America. Sì, all'epoca ancora non si sapeva. In generale l'espressione delle emozioni è universale. Per 6 emozioni, forse 6 e mezzo, poi ne parleremo, però per 6 emozioni è così. Rabbia, paura, disgusto, sorpresa, tristezza. Rabbia, paura, sorpresa, disgusto, tristezza, felicità. Scordi sempre la felicità, no? Soprattutto questo periodo. Quelle sono universali, perché hanno una base fisiologica forte. Ma una critica arriva per esempio anche dalla Germania stessa, dalla scuola di Berlino, la scuola dei gestaltisti, che dicono, brevemente, poi ne parleremo tanto quando parleremo della percezione, dicono una cosa che in realtà non hanno mai detto, ma è facile per semplificare: il tutto è più della somma delle parti. Cioè, una melodia, se io la suono in do o la suono in la, le note sono completamente differenti, eppure riconosco che è la stessa canzone. Non sarà che è la forma totale delle cose, non gli elementi che cerchi? Questa è un'altra critica importante. Ma poi la psicologia comincia proprio a cambiare faccia, perché a un certo punto escono fuori delle persone, il terzo della foto, Sigmund Freud, no? Il padre della psicoanalisi, che in realtà era un neurologo, a lui non gli interessava, lui voleva diventare il Darwin della medicina. Ecco, ha cambiato spesso oggetto di studio, ma la mitomania ce l'aveva fino da quando era piccola Sigmund Freud, che a un certo punto comincia, si accorge, a studiare da Charcot a Parigi, alla scuola della Salpêtrière, vede queste donne, le isteriche, no? La bestia nera della neurologia, la chiamavano l'isteria, perché era malattia sine lesione, cioè una malattia che non aveva lesioni organiche, non potevi trovare delle lesioni organiche, il cervello delle isteriche era uguale al cervello di tutti gli altri. E Freud comincia a convincersi che c'è qualcosa che ha a che fare con la mente e che queste malate, queste isteriche, poi parleremo se vorrete dell'isteria, ma probabilmente sapete come mai, no? Il termine è molto degradante. All'epoca istra viene da iustra, dall'utero, la chiamavano l'animale dentro all'animale, questo perché si aveva una grande considerazione delle donne, ancora peggiore di quella che c'è sta oggi. I vapori dell'animale, che era il vostro utero, i vapori che l'animale faceva arrivare fino alla vostra mente vi facevano impazzire perché chiedevate il voto. Vedete, strane cose. Però Freud comincia a farsi un'idea, dice, ma non è che queste persone stanno male perché c'è un'idea che gli fa nascere questa malattia, c'è una componente psicogena di questa malattia. E ci ha preso. E la verità è che ci aveva preso. Poi il sistema è molto sbagliato, quello di Freud, è pieno di errori. Anche questa sua fissazione ossessiva e pervasiva nei confronti del sesso, insomma, però interpretazione dei sogni, got the point, libere associazioni, point. E Freud apre anche a una possibilità che è nuova nella psicologia, cioè la possibilità di poter curare le malattie mentali, che prima neanche era posto il problema. Prima c'era il manicomio, ti buttavi là e il problema era di chi ti guardava e di chi ti doveva portare da mangiare. Però qua siamo rimasti, diciamo, tra la Germania e l'America. In realtà ci sono anche altri posti, sarebbe anche l'Italia, però vabbè, quella magari la lasciamo per un altro momento, perché il contributo italiano alla psicologia, diciamo, fino agli anni 50 è un po' scarsino, a parte Kanitz. Fondamentalmente l'Italia, la psicologia in Italia è Agostino Gemelli, quello della clinica Gemelli, che ha fatto molto per la psicologia come istituzione, ma era anche un tipo, insomma, un po' particolare, era un prete d'altra parte. I psicologi preti non si trovano molto d'accordo, cioè Gemelli entra in campo nella psicologia perché è ossessionato dall'idea che la teoria di Freud possa fare degli accoliti. Freud aveva due problematiche grosse agli occhi di Gemelli: uno era fissato col sesso, due era pure ebreo, quindi proprio era meglio che stava fuori dal suo territorio di controllo. Però esistono anche altri contributi, per esempio in un posto che fino a quel momento, fino all'inizio del Novecento, di psicologia si era occupato poco, ma si era occupata molto di fisiologia, in particolare della fisiologia dei riflessi. Arriva un altro signore, esce fuori un altro signore, ne parleremo bene anche di lui, è il quarto nella foto, è Ivan Ivanovich Pavlov. La storia ve la racconterò quando parleremo del condizionamento, ma Pavlov a un certo punto si rende conto che attraverso una tecnica che lui chiama per l'appunto condizionamento è possibile fare apprendere delle cose a un soggetto, e soprattutto il condizionamento può spiegare come funziona l'apprendimento, che non è una cosa da poco, perché per la prima volta abbiamo un modello che descrive e spiega il fenomeno d'apprendimento, ok?
Questa idea è un'idea che farà strada, lo vediamo fra un pochino, ma nel frattempo in Russia succede qualche cosa di grosso, e cioè nel 1917 i bolscevichi fanno la rivoluzione d'ottobre. E il secondo signore che vedete nella foto è Lev Semyonovich Vygotskij, per l'appunto quell'autore che vi citavo prima, che diventerà uno dei padri della psicologia del linguaggio, ma anche della psicologia dell'educazione, e farà il paio col primo signore che vedete nella foto a sinistra, che è Jean Piaget, a cui dobbiamo le più grandi e importanti osservazioni sullo sviluppo dell'intelligenza nel bambino. Vedremo poi, parlando di questo, che Piaget e Vygotskij sono collegati da una polemica un po' particolare. Nel frattempo le idee di Pavlov vengono riprese dagli americani, che sono stanchi di questa filosofia che domina la psicologia, e quelli parlano della coscienza, e quello parla dei sogni, che vuoi fare l'amore con mamma, e quell'altro dice la musica, la percezione, la somma delle parti, e basta. Gli americani si vantano di essere molto pragmatici. A un certo punto un signore che si chiama James Brodus Watson nel 1913 pubblica la sua tesi di dottorato, si chiama Psychology as the Behaviorist Views It, la psicologia come la vede il comportamentista, e cito a memoria: la psicologia per come la vede il comportamentista è una branca oggettiva delle scienze naturali che ha come obiettivo la descrizione, la predizione e il controllo del comportamento. Non esiste alcun motivo affinché noi dobbiamo, questo sto citando, non sto parafrasando, non cito più, non c'è più alcun motivo per cui noi dobbiamo studiare con l'introspezione la mente umana quando possiamo osservare negli animali non umani il comportamento intelligente, che è quello che ci interessa a noi. E solo quello ci interessa, perché dentro la mente che ci andiamo a guardare a fare? A cercare l'anima di Wundt e dei gestaltisti e di Freud? O andiamo a cercare come funziona il cervello? La prima cosa è inutile, perché è solo una stupida idiozia europea dell'anima. La seconda cosa, ci sono i neurologi, non lo faremo noi. Noi studieremo solo il comportamento manifesto. Comportamento. Questa scuola si chiama il comportamentismo o behaviorismo. Ok? Vedremo, parlando del comportamento, vi racconterò tutta la storia di questi personaggi, che sono dei personaggi molto particolari. Io nell'ultimo anno sono in contatto con gli allievi diretti di Skinner in America, perché sto facendo un lavoro di ricerca su questa cosa qua, e vi assicuro che c'è della gente. Io ho conosciuto una persona che a un certo punto è stata radiata dall'ordine degli psicologi italiani ed americani, perché era così convinto della bontà di Skinner che ha aperto una comunità terapeutica per soggetti autistici basato sul principio del condizionamento operante, inventando una tutina che dava le scosse elettriche. Al settimo morto l'hanno radiato, al settimo morto. Insomma, particolare, il comportamentismo c'è una storia molto particolare negli Stati Uniti, ma domina fino agli anni 50, per 40 anni. Perché? Perché l'America è diventata il paese dominante del mondo, la prima economia del mondo, ok? E è proprio in America che, quando il comportamentismo crolla, nasce la seconda grande rivoluzione americana in psicologia, che è data dalla quarta figura che vedete nella foto, e cioè chi? Noam Chomsky, cioè il padre del cognitivismo, la persona che si dedica a costruire un impianto teorico tale per cui è di nuovo dentro la mente che dobbiamo andare a guardare, è di nuovo dentro la black box. E come? Andando a studiare quelle catene di significato e di processi cognitivi che sono, guarda caso, fatto come degli algoritmi, no? Qual è la grande rivoluzione di quegli anni, 50 e 60, in tutto il mondo? La rivoluzione dell'informazione, la cibernetica prima e l'informatica poi. E non è un caso che i cognitivisti, per esempio, pensino che il cervello è un computer e la mente è un software. E quindi ecco l'intelligenza artificiale simbolica, l'idea che per esempio la memoria sia una memoria fatta a stadi: prima c'è un processo sensoriale, poi un processo a breve termine, poi un processo a lungo termine, e se un processo va male si ritorna indietro. È un algoritmo, è come funziona una macchina, come funziona un computer, ok? Adesso, ragazze e ragazzi, è arrivato il momento in cui io vi faccio una domanda, insomma, particolare. Che problema c'ha questa carrellata di gente che noi abbiamo incontrato fino adesso? Vi ripeto un attimino i nomi, così ci siamo, facciamo un attimo i recap: Ippocrate, Aristotele, Platone, Galeno,
Alberto Magno, Copernico, Vesalio, Wilhelm Wundt, William James, Sigmund Freud, Ivan Ivanovich Pavlov, Jean Piaget, Lev Semyonovich Vygotsky, Burroughs Frederick Skinner, Noam Chomsky. Bravo, sono tutti maschi. E sono tutti bianchi. Sull'eterosessualità, forse in alcuni casi, come dire, ci sono certe lettere di Freud a Fliss che ti fanno pensare male, o bene, insomma, come dire. Sì, io lo preferivo nel primo periodo, era molto più aperto, poi diventa, capito, così misogino la seconda parte. Sono tutti maschi, e sono tutti bianchi, e sono tutti borghesi. È un problema grosso. Ed è per questo motivo che io ci tengo tanto a raccontarvi che in realtà la psicologia, anche per questa sua giovinezza di scientifica, è in realtà stata una disciplina molto aperta a altre prospettive sulla mente. Il problema è che queste prospettive sulla mente spesso sono state citate. Vi cito un libro di storia della psicologia che io amo molto, scritto da un signore che si chiama Robert Guthrie. Se volete, c'è un mio intervento a Tor Vergata, ho fatto recentemente, sta sempre sul canale di YouTube, si chiama giustizia sociale e insegnamento delle discipline psicologiche, in cui racconto un po' la storia di questi signori e cito questo libro. Questo libro si chiama Even the Rat Was White, cioè persino il ratto era bianco. Cioè, non so se sapete che in psicologia usiamo spesso questi topolini bianchi, no? Topolini. Oh, pure il gatto, pure il topo era bianco, cioè una cosa incredibile. I neri, le donne sono stati sistematicamente espunti. Però non è sempre così. Per esempio, se voi guardate Mary Calkins, che è la prima signora che vedete qua a sinistra, beh, quella fu la prima donna a laurearsi a Harvard, divenne la prima presidente dell'American Psychological e all'American Philosophical Association, una persona che si occupa molto di memoria all'inizio e di attenzione, poi si sposta sulle determinanti sociali. Anche nel campo della psicoanalisi, la signora che vedete nella seconda immagine è Melanie Klein, che è stata una grande, come dire, operatrice studiosa che si pone in una costruzione dialettica nei confronti di Freud e porta avanti la psicoanalisi attraverso un'altra teoria, insomma, molto complessa, ancora molto valida. E poi questi due signori, di cui ovviamente non avete sentito parlare mai, ma con me un po' ne parlerete, che sono Kenneth e Mamie Clark, coniugi afroamericani, le persone che organizzarono, che inventarono il cosiddetto test della bambola, lo studio della bambola, quello in cui si prende dei bambini neri, gli si mette davanti la bambola bianca e la bambola nera, dicendo qual è quello bello, e tutti dicono bianco, qual è quello brutto, quello nero, tu a quale assomigli, quello nero, e poi si mettono a piangere e scappano. Queste due persone con questo studio hanno fatto crollare le leggi Jim Crow, cioè le leggi sulla separazione razziale negli Stati Uniti d'America. Quindi non è gente che c'ha solo un grande peso scientifico, c'è anche un grande peso sociale, non so se vi rendete conto. E qui ci tengo particolarmente perché, come dicevo recentemente all'altro corso di psicologia che faccio a Tor Vergata per l'ICUS, è brutto una scienza che parla dell'essere umano da solo un punto di vista. Già si dice che la psicologia di solito è la psicologia degli studenti di psicologia del primo anno, perché gli unici che fanno gli esperimenti come soggetti sono gli studenti di psicologia del primo anno. Però è peggio se poi tutta una serie di cose, ve ne parleremo anche quando parleremo di motivazione, per esempio, se voi vedete la storia di Masters and Johnson, la conoscete la serie TV, quella Masters of Sex? Andatela a vedere, nel caso è una storia molto bella di William Masters e Virginia Johnson, due persone che furono cacciate dall'università perché osarono dire forse dovremmo studiare la sessualità dell'essere umano. Però dire una cosa del genere negli anni 40 in America era un problema, capito? La più voci ci sono parlando della natura umana, più abbiamo la speranza di capire meglio un po' la natura umana nella sua complessità, perché una cosa ve la posso assicurare, è un po' il leitmotiv di tutto il corso, sarà: alle soluzioni complesse, alle questioni complesse non si danno mai soluzioni troppo semplici, per quanto l'obiettivo della scienza possa essere quello di semplificare, però un certo grado di complessità e di multivocità ci vuole. Vedo Valeria che l'ha visto, Masters of Sex è bellissimo, sì, la seconda stagione allappa un pochino, come si dice in gergo tecnico, ma veramente vale la pena. Ci sono domande, ragazzi, in classe o da casa? No? Allora vi chiederei altri due minuti per incipriarmi il naso, sempre, c'è da bere un bicchiere d'acqua e riprendiamo, va bene? Tra poco. Lasciamo su questa bella foto con i Clarks.
Ragazzi, eccoci. Allora, guardate, qua facevamo un commento perché io adesso dovrei iniziare la lezione sui metodi, ok? Che ovviamente, come potete immaginare, è la parte più noiosa di questa lezione. Tu dici, ammazza, più noiosa di così. Lo so, non sapete che vi aspetta. Allora, il discorso qual è? Il discorso è che per farla tutta mi ci vorrebbe un'oretta, ok? Però non vorrei massacrarvi subito la prima lezione, farvi uscire da scienze ai presenti alle 8:15 o voi andare a mangiare tardi, per cui vi faccio questa proposta qui se per voi va bene. La lezione sui metodi, che per molti di voi tra l'altro biologi e gli scienziati è anche come dire, quasi ridondante perché è il metodo scientifico fondamentalmente, e che cos'è un esperimento, io ce l'ho registrata già, tranne una parte che è una parte per questo corso qui, che è quella su elettroencefalografia, neuroimaging, cioè gli strumenti attraverso cui noi comprendiamo il cervello e studiamo il cervello. Allora, la mia proposta è la seguente. Io vi do il link a questa registrazione che è un'oretta scarsa. Se volete ve la potete vedere, tra l'altro, come dire, non dovrei dirlo, però non è neanche una parte che capita all'esame, diciamo, questa forse vi può aiutare. Giovedì ricominciamo dalla parte invece legata ai metodi, così poi andiamo diretti attaccato al sistema nervoso centrale. Allora, mi può alzare la mano chi alzare la mano in classe chi è d'accordo con questa opzione? Qua c'è l'unanimità. Può alzare la classe, può alzare la mano virtuale la gente che è qui? Addirittura c'è chi l'alza due volte. Gli altri immagino che siano semplicemente andati via, però siete tutti quanti d'accordo. Allora, aspettate un secondo perché io faccio una cosa, cioè vi do immediatamente, per così non mi posso sbagliare, il link alla lezione, di maniera tale che voi l'abbiate immediatamente e possiate andarvela vedere, a sentire con molta calma lo devo ritrovare, mi dovete dare un po' di tempo, ve lo mando questa sera sul gruppo, tanto visto che stiamo su WhatsApp. A questo punto facciamo un ultimo giro se ci sono, ma qua vedo dalle facce sotto le mascherine che c'è sta soltanto molta voglia, come dire, di andarsene. E ci avete delle domande su quello che ci siamo detti? Ripeti il tuo nome? Giorgia. Sì. Il fatto, se volete ve lo spiego, uh-huh. È tanto lungo? No. Allora, Giorgia ci chiedeva, per chi non avesse sentito a casa, come mai siamo così tanto ossessionati dal numero 3. Non è l'unico numero che ci ossessiona, ovviamente. Diciamo che ci sono tre numeri che sono molto importanti. 1, 2, 3 e i multipli, o le somme di 1, 2 e 3. Uno per un motivo legato alla nostra mente, cioè noi a un certo punto, circa intorno a 2 anni, cominciamo a capire che noi siamo degli individui separati dagli altri e che siamo uno, ok, rispetto agli altri che sono tanti. 2 è un motivo che ha a che fare con il nostro corpo, noi sappiamo che di solito le cose dei viventi sono divise in 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? E avere 2 mani e 2 piedi, per esempio, è il motivo per cui noi i ritmi, se ci fai caso, sono tutti quanti basati in base 2 o in base 3, perché il cammino del nostro modo è fatto in base 2, tutta, ok? Il 3 è perché è l'unica cosa che io riesco a contare senza dover sommare niente, perché io posso sempre fare 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E 3 è 2 del corpo più 1 della mente. Questa è una cosa che ha ossessionato tutta la cultura occidentale da sempre. Poi in particolare a un certo punto lo ritrovi fortemente nel cristianesimo, ma anche in Platone si trova tanto. E c'è tutta una codificazione culturale molto forte, che è quella che si chiama numerologia, che non è una scienza, però è una parte culturale molto importante. Facci caso, le dita, le mani quanti sono? Le dita quanti sono? 2. Questi sono quelli più importanti. 1, 2, 3, 5. Ok? Gli arti quanti sono? 1, 2 e 1 e 2. Ok? I tempi musicali, che cosa sono? O tempi musicali binari, o tempi musicali ternari, tutti uniti nella stessa cosa. C'era Aristotele, era un teleologo, cioè era uno che era convinto che tutto, era uno che diceva ho il naso, perché... È perché dobbiamo inventare gli occhiali, per questo ho il naso. Aristotele era uno che diceva: perché abbiamo le mani?
questo strumento, l'organon si chiama in greco la mano, no? Perché è lo strumento per eccellenza, con le mani sbucci le cipolle, cantava Zucchero, ma al di là di questo con le mani io conosco il mondo, cioè le mani sono un grande strumento di conoscenza del mondo e di manipolazione. Nella mia specie, che come vedremo è una specie ridicola, perché gli esseri umani sono fondamentalmente delle scimmie nude che sono sopravvissute solo per una serie di capacità che erano completamente against all odds, cioè contro ogni tipo di possibilità e di probabilità, noi dominiamo il mondo con questa mano. Aristotele diceva, noi abbiamo le mani perché siamo intelligenti. Anassagora, qualche tempo prima, un altro filosofo, invece aveva detto bene, noi siamo così intelligenti perché abbiamo le mani. Noi conosciamo il nostro mondo da un punto di vista cognitivo a partire dalle possibilità che abbiamo nel nostro corpo. E una di queste possibilità si basa sul fatto che quasi tutte le cose che noi possiamo fare si possono contare o in base 2 o in base 3. E questo è il motivo per cui poi riproponiamo costantemente base 2 e base 3 su tutto quello che incontriamo a livello culturale. Poi a un certo punto, quando queste cose si vanno a codificare da un punto di vista culturale, retroagiscono, no? Cioè quindi ci convinciamo che sia proprio così, che è proprio così. Però il motivo è questo, cioè il motivo è questo qua. Cioè il 3, il 2 e l'1, il 3 come somma del 2 più 1, sono i numeri che noi capiamo subito a partire dal nostro corpo. D'altra parte prova a pensare, no? Un uomo è solo. Un essere umano è solo fino a che non conosce che cosa? Fino a che non conosce un compagno o una compagna. E allora la diventano due. E già diventano una cosa più completa. Questo è Platone, il Simposio, no? La mela. Le due parti della mela. Che succede quando un uomo e una donna, ovviamente qua parliamo, come dire, solo della relazione eterosessuale per fini riproduttivi, poi uno può essere due, tre, quattro, cinque, anche al di là dell'eterosessualità, che è solo una delle possibilità. Però che succede quando un uomo e una donna da due si incontrano e si uniscono? Che diventano tre. È proprio, cioè, è iscritto all'interno di una, è iscritto all'interno di una lettura naif della biologia. Tutto questo tipo di considerazioni che fanno gli esseri umani da sempre, noi la chiamiamo la folk psychology o psicologia naive, cioè non sono conoscenze psicologiche vere, ma sono quella lettura che tu fai del mondo, naive, ingenua, che però ti convinci che sia vero che sia così. Questo è legato anche a tutta una serie di bias che noi abbiamo, cioè di storture mentali che facciamo quando calcoliamo, ma questo poi te ne parlerò più avanti, ve ne parlerò più avanti, Giorgio. Ok? Prego. Altre domande? Da casa? No. E allora, signore e signori, io vi ringrazio tanto, spero di non avervi distrutto, spero di ritrovarvi un po' più numerosi la prossima volta e non di meno, anche se qualcuno già fa così, la faccia. E grazie per la vostra attenzione, ci vediamo giovedì alle 17. Arrivederci. Ciao ragazzi. Una domanda. Se voi no, una domanda. Sì. No, la mia curiosità in realtà. Sì, sì, io ho visto che appunto lei presenta martedì Bazzi, giusto? Sì. Non ho capito, ma bisogna prenotarsi per venire là oppure no? Allora, sì, guarda, aspettate ragazzi, vi posso dire anche a voi, vi dicevo, no? So già che ci sono delle modifiche al calendario. Martedì prossimo, ve l'avrei detto comunque giovedì, martedì prossimo non ci sarà lezione. Perché? Perché viene Jonathan Bazzi, che Mondadori ce l'ho mandato di martedì e quindi, come dire, non mi sento di poter dire no, perché Jonathan Bazzi, come sapete, è uno scrittore che in questo momento sta riscuotendo molto successo e sono quegli autori che o l'acchiappi, una volta che l'acchiappi, se te li fai scappare non tornano più. Viene da Milano apposta, a Tor Vergata è l'unica presentazione romana di Corpi Minori. Jonathan Bazzi è uno scrittore molto talentuoso, ha vinto il premio Strega nel 2020 con Febbre, che è questo romanzo molto bello che parla della sua vita, la sua esperienza come persona omosessuale e persona sieropositiva. Ha scritto un libro nuovo, si chiama Corpi Minori, è uscito nel 2022 e ha accettato di venire a presentarlo a Tor Vergata a Roma, come unica data a Roma, cioè non so se vi rendete conto, no, quelle cose. Per cui non farò lezione, poi la recupereremo ovviamente questa lezione, perché 30 ore dobbiamo fare, però se voi voleste venire l'appuntamento è alle ore 18 a Lettere e Filosofia. E Marianna chiedeva, se bisogna prenotarsi? Sì, c'è un evento su Eventbrite, quello ve lo posso girare, vi giro anche quello sulla chat, così avete anche quella parte lì. Se volete prenotate, l'ingresso è gratuito, serve solo il Green Pass, c'è lui, insomma parliamo anche con Cristiana Larto, che è una collega di letteratura italiana, insomma un'amica, ma è anche una grandissima studiosa, conosce anche bene la sua opera. Quindi sarà un incontro divertente. Quindi sì, Marianna. Sì, ti mando pure a noi perché la mia professoressa italiana. Ah, ecco, vedi, quindi sì, vi mando dopo sul gruppo tutte le informazioni, così se volete vi prenotate e poi lo fate anche girare se volete, ok? Grazie mille, prof. Grazie. Scusa, a voi. Avrei anche una domanda veloce. Sì, prego Luca.
All'inizio ci ha indicato dei libri di testo Sì. per il corso, Sì. ma non è che potrebbe ripeterli. Certo, assolutamente. Sono psicologia generale, si chiamano entrambi psicologia generale, o uno curato da Feldman, che è Feldman, o un altro curato da Myers, Myers. E se rimanete un secondo in linea, io stoppo la registrazione e vi dico una cosa che non posso dire con la registrazione. Va bene? Aspettate un secondo, stacco. A giovedì.